veramente commovente vedervi qui. Io sono molto commosso. Insieme a Mario, a Gianfranco, che abbiamo iniziato questa follia, abbiamo visto e stiamo vedendo quanti di voi, ma tutti voi con un sorriso. Con un sorriso che abbiamo un cuore che è pronto, un cuore caldo, un cuore che è diverso rispetto a tante altre persone. A persone che io non so che interessi hanno, ma noi qui abbiamo un unico interesse, la famiglia, abbiamo un unico interesse, i nostri figli, abbiamo un unico interesse, la vita, abbiamo un unico interesse, ripartire l'economia. Da dove riparte? Dalla famiglia, amici. Questo è netto, questo messaggio, è chiaro, sono parole che noi dobbiamo portare già al girone di Capodanno in città. È una cosa molto bella, io sono veramente emozionato perché ci siete voi. Non siamo noi tre, non siamo, ma siamo quel popolo veramente in cammino, quel popolo che si sta muovendo in ogni territorio, quel popolo che sta amando, ci sta amando e ci siamo l'un con l'altro. C'è un'energia diversa, c'è un cuore diverso. Ci siete voi e quelli che sosterrete questo popolo che è unico e meraviglioso. Io prima di iniziare voglio veramente che qui ho un messaggio che leggevo stanotte, no? Che a me ha colpito molto, lo voglio condividere con voi e mi auguro che ci sentiamo tutti seguaci di Don Sturzo. Nella politica, come in tutte le sfere della... Nella politica, come in tutte le sfere dell'attività umana, occorre il tempo, la pazienza, l'attesa del sole e della pioggia. Il lungo preparare, il persistente lavoro per poi infine arrivare a raccogliere i frutti. Diceva una cosa molto bella, che questo io credo che sia del popolo e famiglia, una frase: un programma politico non si inventa, si vive. Questo è il popolo e famiglia. Un programma politico, un manifesto politico, capiamo o vogliamo, non è scritto, inventato. Non ci stanno vendendo frottole, amici miei, ma è vero, lo stiamo vivendo, perché noi le famiglie sappiamo come vivono e quanti sacrifici fanno per arrivare a fine mese. La politica, amici cari, non è un male. Esiste la buona politica. La buona politica siamo noi. Siamo noi perché siamo qui veramente, come dicevo prima, diversi. La politica è fatta per l'altro. Questo io mi auguro che piano piano iniziamo a prenderlo, questa missione, per sperare al bene comune. Questo noi sono tra i primi punti, i 26 punti che ricordo sempre, no? La politica per vedere fare e nell'agire silenzio i propri cittadini con spirito di servizio e di carità. Servizio e carità, amici cari. Servizio e carità. Siamo qui diversi. Non siamo qui per una poltrona, ma siamo qui per il vero cambiamento dell'Italia. Questo ci deve rendere il cuore in gioia, mentre gli altri partiti oggi, quelli tradizionali, quello che io vanto e dico, la vecchia politica si sta scannando per forse per un posto e per una poltrona. Noi no, qui non è un luogo di questo, è un luogo dove c'è tanto amore tra di noi e questo vanta un popolo, questo vanta il popolo e la famiglia. C'è anche una diretta Facebook, noi salutiamo tutti gli amici che non sono potuti venire qui oggi, tutti gli amici dell'Italia, da nord a sud, isole comprese, Sicilia, Sardegna, salutiamo tutti, salutiamo le persone vere. Però ricordiamoci una cosa, non aspettiamo che siano gli altri a fare politica al posto nostro. Ricordiamoci questa frase che è molto particolare perché spesso ci sfugge. Non vogliamo e non vogliamo essere vittime della politica, non vogliamo essere vittime di questa politica. Una politica che ha distrutto, una politica che ha disfatto tutto, che sta satisfacendo tutto e non gli interessa della famiglia, non gli interessa della vita, anzi, come sapete, gli ultimi regali hanno approvato le diavolerie contro la vita. E questo è quello che noi dovremmo portare ai territori, questo è veramente il cambiamento che noi chiediamo oggi a voi, a noi e a prendere in mano questa realtà, che è il popolo della famiglia, che è veramente, veramente l'alternativa per l'Italia, il popolo e la famiglia. Forza noi, forza popolo e famiglia, insieme, prendiamoci la nostra Italia, viva il popolo e la famiglia, siamo e saremo veramente l'alternativa. Grandi.
Io adesso, continuando i lavori, che l'assemblea durerà un po', ma sarà sempre un'emozione, perché intanto siete belli voi, intanto siete belli voi, questa è la cosa bella. Ma adesso do la parola al nostro segretario, che veramente si sta spendendo in tutto e per tutto, segretario nazionale Gianfranco Amato. Grazie Gianfranco. Vi chiamo proprio così, fratelli, in nome di quella comunione fraterna che ci ha consentito di arrivare fino a qui, fino a oggi, 30 dicembre 2017, che ci ha consentito di fare questo importante pezzo di strada insieme. Siamo arrivati fino a qui. Questa lunga e difficile traversata del deserto, sapete, che ricorda la traversata del deserto del popolo ebraico dell'Esodo. Anche noi, sapete, abbiamo avuto dei fratelli che si sono stufati della manna e hanno rimpianto le dolci cipolle della schiavitù d'Egitto e ci hanno lasciato. Ci hanno lasciato preferendo la casa dei vecchi padroni. Anche noi abbiamo avuto fratelli che si sono spaventati quando i predoni di Amalek ci hanno assaltato. Non hanno combattuto come Giosuè, ci hanno lasciati e hanno cercato un posto più sicuro. Anche noi abbiamo avuto fratelli che, stufi di aspettare, si sono messi ad adorare il vitello d'oro e ci hanno lasciati, inseguendo il denaro e il potere anziché la verità. Ma voi, noi, siamo rimasti. Siamo rimasti. Siamo rimasti perché abbiamo capito che questa lunga e difficile traversata del deserto è la sola rotta che può portarci alla terra promessa, l'unica. Siamo rimasti perché non vogliamo essere schiavi, perché non abbiamo paura dei predoni e perché non vogliamo adorare il vitello d'oro. Oggi è un giorno importante, un giorno storico, perché l'Assemblea Nazionale del Popolo della Famiglia sancirà formalmente e ufficialmente che il nostro movimento parteciperà alle prossime elezioni politiche che si svolgeranno il 4 marzo 2018. È un giorno storico. Perché è un giorno storico? Perché noi siamo nati per questo. Il popolo della famiglia è nato per questo giorno, per oggi. Esattamente tra un mese saranno trascorsi 2 anni da quando il mondo intero, attraverso la CNN, la BBC, Al Jazeera, ha assistito alla più grande manifestazione di popolo che si sia mai vista in Italia dal dopoguerra ad oggi. Sì, fratelli cari, sto parlando della grande, indimenticabile esperienza del Family Day del 30 gennaio 2016. Quella che fu la grande trionfante riscossa delle famiglie italiane al Circo Massimo di Roma. Beh,
Voi ricordate però, tanto fu entusiasmante quel momento magico, tanto fu cocente la delusione dopo il tradimento politico di quella piazza da parte di falsi amici parlamentari. Esattamente 2 anni fa noi capimmo che l'unico modo per arrestare la rivoluzione antropologica che sta devastando il nostro paese era quello di andare a sostituire questi falsi amici in Parlamento. Sì! In Parlamento. In Parlamento. Perché capimmo che lì si gioca tutto. E quindi, siccome lì si gioca tutto, noi in Parlamento ci dobbiamo andare. Senza se e senza ma. Ecco perché dico che noi stiamo vivendo un momento storico, che noi siamo nati per questo giorno, siamo nati per questa cosa qui. Siamo nati perché abbiamo capito che avremmo dovuto dare una rappresentanza politica a quel popolo presente al Circo Massimo che è stato tradito il 20 maggio 2016 con l'approvazione di una legge sciagurata che porta il nome di una senatrice sciagurata, Monica Cirinnà, che non a caso è stata dichiarata personaggio dell'anno 2016 da gay.it. Noi abbiamo anche la grazia di saper riconoscere la via che la provvidenza ci indica attraverso i segni. Sapete, Dio parla attraverso i segni. Ma nel senso etimologico del termine greco, semeion, che vuol dire anche miracolo. E noi abbiamo avuto, anche vero che San Giovanni, nel suo Vangelo, usa il termine segno come sinonimo appunto di predicare i miracoli. E noi abbiamo avuto dal Padre Eterno un semeion molto evidente che si chiama Rosatellum. Rosatellum e successive modificazioni. Sì, perché dobbiamo essere onesti. Sapete, sarebbe stato molto difficile, anzi per non dire quasi impossibile, tentare di iniziare questa avventura con uno sbarramento dell'8% al Senato e del 5% alla Camera. Molto difficile. Solo grazie al semeium del Rosatello questa soglia si è miracolosamente abbassata come le acque del Mar Rosso ed è passata al 3% sia al Senato che alla Camera, una soglia oggettivamente alla nostra portata. Solo attraverso il semeium del Rosatellum, il numero minimo delle firme da raccogliere per ciascun collegio è passato da 1500 a 750 e poi a 350, la metà della metà, esclusivamente per questa tornata elettorale. Solo grazie al semeion del Rosatellum e successive modifiche è stata estesa la possibilità di autenticare queste firme anche agli avvocati cassazionisti. Solo per questa tornata elettorale e via dicendo. Beh, amici, la provvidenza ci ha detto una cosa molto semplice, eh? Questa è l'unica ripetibile possibilità che abbiamo, ora o mai più. Questa mia relazione io non toccherò i temi programmatici. Do per scontato che voi abbiate letto i 27 punti tratti dal compendio della dottrina sociale della Chiesa, i 10 punti del volantino che abbiamo distribuito. Do per scontato che abbiate letto Ockham, il libretto del nostro presidente, cui rivolgiamo un applauso.
Avremo modo quindi, che non parlerò, avremo modo anche in campagna elettorale di fornire ulteriore documentazione. No, io non parlerò quindi di reddito di maternità, di reddito di assistenza, di buono scuola. No, quelli che sono i nostri cavalli di battaglia. Anche se ho scoperto una cosa curiosa, Mario. Una lettera del mitico Don Oreste Benzi, pensate un po', del 1994, più di 20 anni fa, una lettera che lui scrisse all'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in cui proponeva l'istituzione del Ministero della Pace, una cosa che potremmo anche riprendere perché è interessante, ma lui indicava alcuni punti programmatici, tra cui questi per esempio. Punto 7, il lavoro di madre. Le donne che desiderano restare con i loro figli piccoli, o almeno fino all'età di 20 mesi, devono essere stipendiate come un qualsiasi lavoratore, conservando il diritto al posto di lavoro. Questo investimento finanziario sarebbe altamente produttivo in salute mentale e fisica dei figli. Punto 7. Case di riposo. La società deve rendere possibile alle famiglie d'origine, o a quelle acquisite, di tenere gli anziani in famiglia. Essi sono una ricchezza fondamentale per i nipoti e l'equilibrio del mondo. E via dicendo. Sembrano tutti punti tratti dal nostro programma. Ora, che queste siano state già 20 anni fa idee di Don Oreste Benzi, non può che darci un'ulteriore garanzia sulla bontà del nostro programma. Viva Don Oreste! No, io non voglio quindi parlare di quei punti programmatici, ma voglio focalizzare tutto su un aspetto che ritengo importante, essenziale e dirimente: la vera questione politica. Perché sapete, questi temi, questi nostri punti, questi cavalli di battaglia, possono anche essere recepiti, molti dei quali, direi quasi tutti, anche ad altri partiti del centrodestra, come Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia. E allora, quale sarebbe la differenza? Perché deve esistere un popolo femminile? Perché non hanno ragione alcuni nostri amici che ci dicono, lo so, votate Fratelli d'Italia? Qual è la differenza? Anzi, vi dico di più, che se il reddito di famiglia se lo intestasse Berlusconi, forse sarebbe anche più credibile di noi. Perché è già stato al governo, più soldi, più soldi. Noi rischieremo di inseguire i nostri temi che ci rubano gli altri. E allora, qual è il vero problema politico? Perché esistiamo noi? Ed è la domanda che vi faranno in campagna elettorale. È molto semplice, sapete. Perché per noi è semplicemente impossibile, inimmaginabile, immorale parlare di libertà di coscienza, di astensione o di fuga pilatesca di fronte a quelli che il grande e indimenticato Benedetto XVI chiamava principi non negoziabili! Questo punto! Tutti quelli che in questi mesi mi hanno avvicinato, si sono avvicinati, proponendosi, io ponevo sempre la stessa domanda, sì, siamo d'accordo su tutto, sulla famiglia, tutto, ma su questi tre temi, vita, famiglia, educazione, voi come vi comportate? E quando mi rispondevano, beh no, questi sono temi sensibili sui quali noi lasciamo libertà di coscienza, beh, allora arrivederci, è stato bello, ciao. Non possiamo fare un cammino insieme. Per noi è inconcepibile che su questi temi come vita, famiglia, educazione, appunto, sia ipotizzabile una libertà di coscienza, un'astensione, una fuga.
Vi voglio fare un esempio pratico, così lo capite. Prendiamo l'ultima nefandezza, la polpetta avvelenata di questa legislatura, che fortunatamente è morta. Il testamento, il cosiddetto testamento biologico, alias eutanasia all'italiana. E prendiamo la Camera dei Deputati, facciamo la fotografia di quello che è successo. Attenti bene, seguitemi. Movimento 5 Stelle, 88 deputati, questa è la consistenza del gruppo, 88 deputati, 88 presenti, 0 contrari, 88 granitici a favore dell'eutanasia. Articolo 1, Bersaniani, 40 deputati, questa è la consistenza del gruppo, 40 deputati presenti, 0 contrari, 40 granitici a favore dell'eutanasia. Sinistra Italiana, Vendola, 17 deputati, questa è la consistenza, 17 deputati presenti, 0 assenti, 0 contrari, 17 granitici a favore dell'eutanasia. Guardiamo centrodestra. Lasciamo stare Forza Italia e la Lega, dove lì c'è chi ha votato a favore, chi contro, c'è l'anarchia valoriale. E lasciamo stare anche il fatto che Forza Italia si è presentata anche in voti della metà, su 50 deputati erano 25. Ma lasciamo stare questi qua. Prendiamo quello che secondo alcuni nostri amici dovrebbe essere il partito più vicino, noi dovremmo votare, Fratelli d'Italia. Questa è la fotografia. 12 deputati, la consistenza del gruppo. 2 deputati presenti, 2 contro, 10 assenti. 10. Noi non è inconcepibile, è semplicemente immorale, immorale che di fronte a te come la vita si possa ricorrere alla fuga della testa, vergogna! Volete sapere cosa sarebbe successo se al posto di Fratelli d'Italia ci fosse stato il Popolo della Famiglia? 12 deputati il gruppo, 12 presenti, 12 contrari, 0 favorevoli! E se qualcuno fosse stato male, l'avremmo portato in barella, l'ambulanza! O se qualcuno fosse stato un po' esercitato, a carcere qui! Perché su questo sono stati molto più seri i grillini, il PD, Sinistra Italiana e i Bersaniani. Ma perché a sinistra devono essere seri nel male e a centrodestra ci resta l'acqua di Noè? L'anarchia totale. Questa è la nostra differenza. Ora, a proposito di questa ultima polpetta avvelenata, avete visto l'inquadratura del cameraman quando ha ripreso l'applauso finale dopo l'approvazione? Ha inquadrato il volto soddisfatto e commosso della vera padrina. Sì, Emma Bonino. Alla faccia di tutti quelli che dicevano che non è eutanasico. No. Ed è un riconoscimento dovuto, sapete, perché i radicali sono un fenomeno molto interessante da studiare. Pensate che loro non hanno praticamente quasi mai raggiunto il 3%, tranne nel 1979, l'anno d'oro, dove raggiunsero il 3,45%, poi sono sempre oscillati dallo 0,5 al 2,5, non di più. Eppure hanno cambiato l'Italia. E pensate che se ci fosse stato lo sbarramento del 3%, questa forca caudina a cui noi siamo costretti,
Pannella e Lagonino non sarebbero mai entrati in Parlamento, eh. Oh, questo, certo, ve lo dice uno che non li avrebbe mai voluti, però la dice lunga anche su quanto sia illiberale e antidemocratico questo sistema. Perché una proposta culturale, nel bene o nel male, non si può valutare solo in termini percentuali, perché noi non possiamo. Ora, nel Movimento Radicale, sapete, si può dire tutto il male possibile, e secondo me anche ha ragione, ma una cosa gli si deve riconoscere, di una cosa gli va dato atto. Sono riusciti attraverso l'azione politica a fare cultura. Una cultura della morte, va bene, ma è sempre cultura. Questa è la grande differenza e noi da qui dobbiamo imparare. I comunisti italiani nel nostro paese cosa hanno fatto? Hanno puntato sulla rivoluzione sociale aspettando il loro godò, cioè il sol dell'avvenire che non è mai spuntato, e hanno perso. I democristiani hanno pensato a tutto, veramente a tutto, fuorché a implementare e diffondere una cultura della vita, della famiglia e dell'educazione, e hanno perso. I radicali invece hanno puntato sulla rivoluzione culturale con l'intento preciso di distruggere la concezione antropologica cristiana del nostro paese e hanno vinto, anzi, stanno vincendo. Ecco perché l'errore fatale dei cristiani è stato quello di non aver creato le condizioni per una presenza politica alla radicale. Cioè capace di diventare cultura. E qui, sapete, qui sta la tragedia del cattolicesimo, del cristianesimo italiano, che ha ridotto la fede appunto a un pio sentimento intimistico, perché ha smarrito il grande monito di San Giovanni Paolo II quando il 16 gennaio del 1932 disse in un discorso al Met: una fede che non diventa cultura, non è pienamente accolta, interamente pensata, fedelmente vissuta. Ripeto, una fede che non diventa cultura, non è pienamente accolta, interamente pensata, fedelmente vissuta. È una fede morta che genera morte, e lo abbiamo visto. Da qui, allora, che cosa connota? Noi dobbiamo essere il pendant alternativo dei radicali. Creare una presenza politica capace di creare cultura, solo così, indipendentemente dai numeri, le numeri potremo incidere. Ora vi devo fare alcuni saluti. Il primo è un saluto che viene da molto lontano, 13.000 chilometri di distanza. È il saluto che ci dà, augurandoci buon lavoro, il nostro amico cileno José Antonio Cast. Io credo che in Italia, a parte i presenti, gli iscritti del Popolo Famiglia e gli lettori della Croce, nessuno conosca, sappia chi sia così Antonio. Questa la dice lunga della miopia, della piccineria, del provincialismo. Che noi vogliamo essere transnazionali, proprio come i radicali. Beh, sapete tutti la storia di José Antonio. Lui, quando in Cile si è ripetuto il solito teatrino del candidato di destra, questo Piñera, Berlusconi cileno libera, e Guillermo, quello di sinistra, lui si è stufato, sapete, è un cattolico, ha 9 figli, appartiene anche all'esperienza religiosa di Schoenstatt, lui ha deciso di gettare il cuore oltre l'ostacolo e si è candidato. Allora, è partito con un sondaggio che lo dava dallo 0,5 all'1%, tra Sberleffi è partito e il fuoco amico cattolico lo irrideva, cioè, siete irrilevanti, sei irrilevante. Poi quando sono andato a trovarlo alla fine di settembre, inizio di ottobre, lui e la sua anima gemella Maria Pia, mi ha fatto vedere un sondaggio che lo dava addirittura al 4%, vero. Allora a quel punto è diventato pericoloso e i cattolici l'hanno attaccato dicendo: ecco, tu sottrai voti e impedisci
a Piniera di vincere il primo turno, le solite cose che già conosciamo. Beh, sapete a novembre, quando c'è stato il primo turno, quanto ha preso? Voi sapete, sì. L'8%. No, ma il dato più bello di un altro è che Piniera non ha vinto il primo turno, ha dovuto vincere al secondo, grazie ai voti di cast. E voi non potete immaginare la soddisfazione quando ho letto la notizia: Piniera vinse en las elecciones chilenas gracias a los votantes del Provida Casca. Piniera ha vinto grazie ai voti del Provida. Ovviamente lui è considerato un bigotto, un omofobo, un ultracattolico, un fascista, cioè proprio il physique du rôle del pigliettino tipico. Viene il bello, perché ovviamente a questo qui gli hanno offerto di tutto. Quando l'ho sentito, dice: beh, adesso sarai ministro, no? Sapete cosa mi ha risposto? No. Come no? No. No, per un motivo molto semplice. Siccome questo Piniera ha cominciato a fare discorsi di larghe intese, di grande consenso, condivisione sui temi, dialogo, noi abbiamo valutato, io ho valutato, che per essere quell'espressione che ormai noi è famosa, cioè, il chiodo impiantato nella coda del serpente, è meglio stare fuori dal governo. Sono più libero nel condizionarlo fuori che non dentro. Dico: ma tu stai rinunciando? Sì, perché tra la mia posizione personale e la tenuta dei valori, quello che conta è la tenuta dei valori. Ma voi, conoscete un politico in Italia che avrebbe fatto mai un discorso del genere? No! Ma ditemene uno! Mario Draghi! Parliamo di parlamentari già eletti con possibilità di andare al governo che ti dicono no! No, no, preferisco non essere niente, e gli stanno offrendo veramente tutto. Vacci. Poi ha fatto un altro ragionamento che a noi, se praticamente è uno dei nostri, dice: non solo non vado al governo e questi qui li teniamo veramente per il collo, ma io lavorerò perché alle prossime politiche sia io il candidato e userò questi anni per creare un movimento come il popolo della famiglia. E sapete perché mi ha dato una grande lezione? Perché mi ha detto: vedi Gianfranco, noi cristiani siamo gli unici che sappiamo rinunciare e che sappiamo aspettare. Poi ho letto, mi ha mandato l'ultima intervista che ha fatto alla vigilia di Natale, guardate un po'. Gli hanno fatto diverse domande, considerate sempre che lui è ritenuto omofobo, fascista, ultraconservatore, ultracattolico, bigotto. A un certo punto il giornalista gli fa: beh, ma adesso cosa succede? Visto che Piniera, insomma, il presidente eletto del centrodestra, ha già dichiarato che vuole discutere, condividere i temi valoriali, come per esempio l'adozione per le coppie gay, cosa, lei come la vede? Lei che rappresenta l'anima più conservatrice della maggioranza. Sapete come ha risposto? Conservatrice? No, progressista. Sì, dice sì, perché io non ho mai incontrato nella mia vita niente di più progressista della famiglia e della vita. Perché se non c'è la famiglia, non c'è la vita, non c'è il progresso. Quindi per questo io mi batterò per difendere la famiglia formata fra un uomo e una donna, per difendere il diritto a un bambino di avere un papà e una mamma e per difendere la vita senza se, senza ma, contrari sempre all'aborto. Perché
sono il più progressista di tutti. Bravo. Uno così fa paura al potere, perché come ci direbbe Fabio, rompe gli schemi, perché uno che mette in crisi il sistema, ed è quello che noi dovremmo fare qui, il popolo e la famiglia dovrebbe essere quella roba lì. Ecco perché mi sono permesso di proporre una tessera d'onore, se il Presidente è d'accordo, per il nostro caso. Esattamente quello che il popolo e la famiglia dovrebbe fare in Italia. Prima di chiudere, tre ultimi saluti frettanti. Intanto Orietta Tunesi di Bruxelles, che è la nostra candidata nella lista circoscrizione Europa, si vanta di essere la tessera numero 851 del popolo e della famiglia, è il dato più interessante che ha nel curriculum, è bravissima. Ci saluta anche Pierangelo Beltrani, che è di Washington, un bravissimo art director, anche lui in lista nella circoscrizione America settentrionale centrale, e poi Marina, la professoressa Marina Garzano, Garzano, che è, fra le tante cose, consigliera dell'AIA, l'Associazione Italiana d'Assistenza a Città del Messico, è una istituzione prestigiosa che ha più di un secolo di vita, che si occupa dei bisogni dei cittadini italiani e dei loro discendenti a Città del Messico. Lei è conosciutissima, si è fatta valere, si è fatta onore tra i nostri concittadini, e noi abbiamo l'onore di averla tra le file del popolo italiano. Candidata! Tra l'altro io sono stato ospite a casa sua. Ecco, vedete, il giro che il Padre Eterno mi ha fatto fare per il mondo è servito anche per il popolo e la famiglia. Noi siamo chiamati ad un compito: difendere la verità in Parlamento. Ora, questo impegno gravoso ce lo chiede l'amore per il nostro paese, ce lo chiede l'amore per la nostra famiglia, ce lo chiede l'amore per la nostra fede. Non mi vergogno a dirlo, ce lo chiede Dio. Parola di speranza. Ricordatevi che senza le nostre famiglie noi non potremmo mai fare quello che facciamo. Se io non avessi mia moglie e i miei tre figli, non potrei fare quello che faccio. Anzi, dovreste ringraziarli, perché se non ci fossero stati mia moglie e i miei figli, non ci sarebbe mai stato il popolo della famiglia e voi non sareste più noi. Difenderemo in Parlamento la verità con le unghie e con i denti, fino all'ultimo voto, fino all'ultimo respiro. Una cosa certamente non faremo mai: lavarci le mani nel catino di Ponzio Pilato. Questo mai, 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 mai. Abbiamo contro di noi un potere immenso, dotato di un sistema informativo immenso, di una macchina di propaganda immensa, di risorse finanziarie immense, rispetto alle quali noi sembriamo quasi insignificanti. Abbiamo di fronte a noi un Golia armato fino ai denti, potentissimo e invincibile. Dio ci ha solo dato una fionda e un sasso. Tutto quello che dobbiamo fare con questa fionda, fratelli, è saperla usare bene. Se riusciamo, il colpo andrà a segno e noi porteremo in trionfo la testa di Golia.
Adesso faremo un attimo un passaggio tecnico, quindi vi invito a tutti ad avere in mano la tessera e, come dicevamo prima, un attimo dopo gli interventi, facciamo dopo, adesso con calma ascoltate bene, è bene che siamo attenti alle indicazioni che darà la Presidenza. Intanto faremo questo passaggio tecnico, quindi sarà una mozione della Presidenza. Quindi tutti avranno queste tessere in mano che voteranno secondo quali sono le indicazioni poi che voi, insomma. Adesso io leggo, state attenti, L'Assemblea Nazionale del Popolo della Famiglia delibera la presentazione del movimento politico alle elezioni del 4 marzo 2018 in posizione autonoma con il proprio simbolo sia per la Camera che per il Senato. Quindi adesso per alzata di tessera vediamo tutti i favorevoli. Contrari? Bene. Allora bene, adesso iniziamo con gli interventi che sono scritti a parlare. Iniziamo un po' dal nord. Intanto voglio fare un saluto a un amico che comunque si sta spendendo molto per il popolo e la famiglia, che al momento non è qui perché ha il nonno che ha dei seri problemi. Mirko De Carli, che io ricordo a tutti con un bel applauso. Grazie Mirko. Come dicevo, partiamo un po' dal sud, dal nord, scusate, funziona. E ecco, viene qui a parlare Filippo Nicolini. Grazie. Custodiamola. Allora, cari amici, per me è un onore essere qui. Mario, Gianfranco, io non avrei mai creduto, mai, di poter essere davanti a un popolo così meraviglioso, perché se va adesso per il Family Day, che magari non erano un milione, ma a casa c'erano più di un milione, i 400 e i 500 che sono qui oggi rappresentano centinaia di famiglie che sono a casa. E se è vero che Silvia, moglie di Gianfranco e di Mario, di tutte vanno ringraziate, prima di tutte le mogli nostre e i mariti delle donne che sono qui oggi vanno ringraziate uno per uno, perché senza di loro questo popolo non esisterebbe, non potremmo essere qui, non potremmo essere tutti i giorni nelle piazze, in televisione, nei nostri condomini, a fare quello che stiamo facendo ormai da un anno e mezzo. Pochi giorni fa, era Natale, io ho incontrato una persona che non vedevo da 6 mesi, cioè da quando eravamo in campagna elettorale, non me la ricordavo, mi ha riconosciuto lei, e mi ha salutato e mi ha fatto i complimenti.
Sì, abbiamo fatto un bel risultato, no, avete fatto un risultato straordinario. Siete rimasti contenti, ho chiesto, assolutamente. Anche al ballottaggio è stato un po' combattuto. Assolutamente sì. Avete dimostrato forza, determinazione, autonomia e coerenza. E coerenza. Però quello che più mi ha colpito, e ve lo dico perché vorrei che ve lo portaste a casa, è stata una cosa che mi ha riportato da quella sera, eravamo su un lungo adige a casa di una persona, una delle 90 famiglie che nelle 90 serate ci hanno ospitati a fare comizi casa per casa, e ci ha detto: quello che più ha colpito non sono state le proposte che abbiamo fatto, che abbiamo speso tantissime energie mentali e non solo per realizzare queste proposte per la città della città, ma la passione, l'animo e soprattutto, ha usato una parola, la potenza con cui esprimavate ciò in cui dite di credere. E questo è quello che ha fatto la differenza. La cosa bella è che la sera dopo questa persona era a un comizio a casa della candidata del PD. Li avete stracciati. Loro hanno la forza magari dell'inerzia di un partito politico come gli altri, che raccolgono voti e drenano voti e magari hanno anche i soldi, ma non hanno anima, non hanno la passione, non hanno la potenza che abbiamo noi nell'esprimere tutte le cose che abbiamo avanti. Diceva Gianfranco che sì, non dovremmo magari più di tanto oggi soffermarci sui temi, sui singoli punti, sul reddito di maternità piuttosto che sulla defiscalizzazione della famiglia, eccetera, però sono temi importantissimi. Lui stesso ha detto, magari Berlusconi può anche farlo meglio, magari tecnicamente è anche più credibile, ma la differenza fondamentale che c'è fra uno come lui che lo presenta, il popolo della famiglia, e uno di voi che lo presentasse, sapete qual è? Mentre lui lo farebbe per i voti, venderebbe anche l'anima per quei voti, noi lo facciamo per i nostri figli. Bravo! Noi lo facciamo per restituire, parlo sempre del reddito di maternità, la libertà di scelta a queste donne, a queste mogli, a queste madri, per togliere da quel vicolo cieco che troppo spesso, troppe volte, milioni di volte, le spinge ad ammazzarmi. È lì, prima ancora che mettere in moto i consumi, prima ancora che mettere in moto posti di lavoro, no, lì dobbiamo tutelare la famiglia partendo dalla cellula più indifesa, dall'individuo, dalla persona che più rischia e che è il nostro futuro. E se non ci curiamo di questi, ma scusate, una nazione di che cosa deve preoccuparsi prima di tutto, a parte dei suoi confini? Dura. Il proprio futuro, la propria sopravvivenza, la propria esistenza. E se non garantiamo questo, non c'è futuro. E se non restituiamo alle donne, alle nostre mogli, nella libertà, la possibilità concreta di scegliere liberamente lavoro fuori o lavoro a casa, e restituiamola questa dignità del lavoro di madri alle donne che stanno in casa, perché è un lavoro forse il più importante di tutti, è il lavoro che genera, che cura, che cresce, entra nelle future generazioni. L'abbiamo abbandonato, l'abbiamo mollato, l'abbiamo lasciato alle tante, l'abbiamo lasciato agli zii, ai nonni, alle babysitter, ma spesso per necessità, perché non ci basta più uno stipendio. Radio di maternità è un'idea spettacolare che poi sarà affiancata naturalmente da documenti che vi permetteranno di spiegarlo bene, sarà affiancata da tutto il tema della defiscalizzazione della famiglia. Siamo al 30, 2017, dicembre. Fra due giorni siamo nel 2018, 10 anni, ne parlavo prima con Gianfranco e con Mario, 10 anni che abbiamo raccolto, non so chi l'ha fatto, io lo feci. Abbiamo raccolto 1 milione di firme per il quoziente familiare, era il 2008, e le abbiamo portate all'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
e ha fatto carta straccia, non se ne è fatto nulla. Si dicono che c'è la crisi, si dicono che la Lega voleva la Tegurusso, ma avete capito cos'è la Tegurusso? In parte anche buona, diedero più potere ai loro sulle regioni per spartirsi le poltrone, ma le vere necessità delle famiglie che già emergevano sono state accantonate. E quindi che ci dicono, perché non andate col centrodestra? Perché non vi crediamo più, avete avuto tutte le possibilità, avete avuto la maggioranza assoluta del governo e non l'avete usata, non una, due volte sostenuto di più, e con la sinistra avete tutti spartiti questo potere, anche loro non hanno fatto nulla. E chi si ricorda della Giorgia Meloni, era ministro, una sola proposta depositata a favore della vita o della famiglia, chi se la ricorda alzi la mano ora. Non c'era, non l'ha fatta, e ancora vengono a dirci state con noi, scegliete noi, non dovete tornare voti, noi andiamo a prendere i voti delle famiglie che sono state abbandonate, sono state lasciate sole al loro destino. E si vede, i dati della natalità, Mario e Gianfranco e anche noi li diciamo tutte le sere da due anni, da quando esistiamo, alla faccia di chi ci dice che questo non è vero. Sono tanti che noi incontreremo oggi. Conoscete un partito che ha messo in programma il contrasto alla pornografia? Ma ne conoscete uno? E ancora una volta la pornografia non è per noi, è per i nostri giovani, è per i nostri figli, perché vogliono prendere quelli, vogliono corrompere quelli, vogliono degradare la mente e il cuore. E noi siamo gli unici ad averlo messo dentro. E va bene. Cari amici, siamo l'unico movimento che è nato dal Family Day, l'unico movimento politico nato dal Family Day, e questo non ce lo toglie nessuno. Gli altri sono ritornati sulle altre zattere, cercano un posticino qua e là. Mario, Gianfranco e Nicola hanno questo grandissimo merito. Hanno colto quello spirito della piazza e hanno detto dobbiamo restituire rappresentanza. Non c'è stato nessun altro che ha avuto questo coraggio. E questo non ce lo toglie nessuno. Però ricordiamoci una cosa, sempre tornando sui temi. Prima ancora del reddito di maternità, prima ancora delle tasse, prima ancora della defiscalizzazione, prima ancora della pornografia, ce ne possono mangiare tutti. Noi siamo qui oggi da un anno e mezzo, ma in realtà la battaglia culturale è nata molto prima, per continuare ad erigere quel muro impenetrabile che deve diventare contro l'ideologia del genere. Quella è la nostra anima, Mario ha fatto benissimo a mettere quell'archetto sul simbolo, perché lì ci distinguiamo e ci definiamo da tutti gli altri. Senza di quello saremmo poco, poco. Dovete lottare su questo aspetto, questa è una delle cose più importanti. Ma perché? Perché siamo gli unici che vogliono veramente farlo. Noi, per contrastare questo, non saremo disposti a nessun compromesso. A nessun compromesso. Decenni di compromessi ci hanno portato dove ci hanno portato. Divorzio breve è passata, Cirinnà è passata, le DAT sono passate, ma voi sapete cosa succederà se passasse un governo ancora maggioranza PD o centrodestra con una quinta gamba dall'altra parte o con i 5 Stelle? Incesto. Quando due anni fa Gianfranco ci fece vedere quella legge, quel disegno di legge depositato, io non ci credevo. E c'è un dibattito sul web, se andate a cercare nei siti giusti, che fa rabbrividire. È realmente sostenuta da una parte della popolazione e sono tutte cose che arriveranno. Arriverà quella sull'incesto, arriverà anche la pedofilia, scusate, amore intergenerazionale, lo chiamano così. Arriverà tutto, tutto. Siamo gli unici che vogliono difendere i nostri figli, siamo gli unici a voler difendere i nostri figli e non ce lo toglierà nessuno. Caro Mario, Gianfranco, spesso siete accusati di aver messo in piedi un progetto personalistico,
un movimento personalistico. E vabbè, ditelo che è vero. Che problema c'è? Ditelo che è vero, perché avete messo in piedi un progetto che mette al centro di tutto la persona, ed è lì la chiave. La chiave è questa. La più debole, i nostri bambini, i nostri figli, i nostri anziani, le nostre donne. Le donne che amiamo e che desideriamo possano realizzarsi nella piena libertà. I nostri ammalati, a questi pensiamo. A volte dicono anche, più con disprezzo che altro, che siamo un partito cattolico. Non lo so se ce lo possiamo meritare, un po' impegnativa questa. Forse non ne siamo neanche degni. Ma la verità, e torno all'inizio del discorso, quella che ci muove, quella che anima i nostri cuori e che anima le nostre menti, e che è quella che ci conferisce la potenza del cuore, e lascia percepire ai nostri interlocutori, come quelli che abbiamo incontrato nelle nostre 35 campagne elettorali per 35 comuni d'Italia, soprattutto quelli maggiori, la forza della passione e della convinzione, è la consapevolezza di non poter lasciare un paese ai nostri figli nel totale degrado e nel completo declino. Questo no, noi abbiamo una responsabilità enorme, mettere quel sassolino che ferma l'ingranaggio e che raddrizza piano piano quel piano inclinato. Lo dobbiamo per i nostri figli. Questa è la nostra missione, dobbiamo crederci. Guardate, noi siamo andati in giro per Verona. Lo sapete, abbiamo fatto un bel risultato. Abbiamo raggiunto come candidato sindaco il 3,45, 3,50. In alcuni territori un risultato ancora più straordinario, quasi il 6%, il 5,8. Zona popolare, zona borghese, siamo trasversali sotto questo aspetto, non vi preoccupate, ma le persone le dovete incontrare, le dovete vedere, dovete parlare, dovete uscire. Lo dissi già a Iolo, dovete uscire da quelle stanze social, sono dei piccoli ghetti. Mario le usa e fa bene, speriamo lo faccia ancora di più, ma sono dei piccoli ghetti, delle stanze chiuse, dei circoli viziosi, non virtuosi, viziosi, che vi fanno credere che la campagna elettorale si faccia lì. Non si fa lì la campagna elettorale. Io porto Verona, ma so che anche Varese, Monza, dappertutto a Sud Italia si sta facendo. Andate nelle piazze, prenotate le piazze, andate nei gazebi. Verona, scusatemi, ha fatto in 2 mesi 74 piazze di gazebo, 2 volte al giorno, Conegliano, Treviso, Padova, sta facendo dappertutto, uscite, andate nei bar, andate fuori dalle scuole, non facciamoci problemi, andate fuori dalle chiese, un po' più in qua del sagrato, ma andate fuori dalle chiese, sono tutti nostri e devono capirla se non lo sono, devono capirla. O devono metterci la faccia e dire no e prendersi questa responsabilità, perché noi gliela stiamo servendo su un piatto d'argento e non possono dirci no. Sono 60 giorni, non uno di più, 9 settimane, 8 domeniche, se ce la fate quelle lasciate alla famiglia e al padre eterno prima di tutto, ma per questo lasso di tempo, è breve, è un lampo, è uno schiocco di dita, siate compatti, mettete da parte tutte le incomprensioni, tutte le divisioni, andate oltre queste piccole beghe, guardate all'obiettivo finale, combattete per i vostri figli e arriveremo in quelle stanze per spodestare quelli che li hanno occupati in questi anni. Lo dobbiamo fare, ma non lo farete stando a casa con un mouse in mano e davanti ad uno schermo. Uscite insieme e fatevi vedere uniti, perché questa, dovete avere la determinazione di non voler arrendersi ad un paese dove la verità ormai viene quotidianamente scambiata
con la menzogna, con la menzogna. Un paese dove il vero, dove il giusto è divenuto soggettivo e non più una realtà oggettiva. O peggio ancora è stato sottoposto al giudizio del legislatore. Le foglie d'estate sono verdi. No, legge, non sono più verdi, ma stiamo scherzando. A questo dobbiamo ribellarci, a questo, verso questo dovete essere determinati. Un paese dove l'innocenza viene violata per legge, dove la sofferenza viene incentivata per egoismo, perché diciamolo, è tortura quella legge. Chi di voi ha mai visto, qualcuno magari sì, un malato morire di sete? Paolo Mieli li fa vedere ogni tanto qui del Terza Reich, che ci provavano. Sono sofferenze indicibili. Un dolore profondissimo questi l'hanno fatto. E siamo stati gli unici, tutti, a partire da Mario e da Gianfranco, a denunciare con determinazione e fermezza la vergogna di questa ultima legge, ieri è stata pubblicata in Gazzetta, che sancisce in maniera indelebile la natura perversa e omicida di coloro che hanno abitato quelle stanze. Bravo. Quelli stessi che ci accusano quotidianamente di volerci arroccare dentro questo partito cattolico, che lo dicono poi con disprezzo, neanche si rendono conto di ciò che dicono, ditecelo, ditelo, che il nostro essere cristiani in realtà ci ha fatto vedere cristiani determinati, la moderazione lasciatela a Casini, ci ha fatto capire con fermezza e determinazione che questi signori hanno avuto anche il coraggio con quest'ultima legge, scusate se ci ritorno, di cambiare paradossalmente le parole del Vangelo, perché Matteo 25, d'ora in poi, dovremo annunciarlo così: ho avuto fame e mi avete tolto anche quel poco che avevo, ho avuto sete e non mi avete dissetato. E questa responsabilità non ve la toglierà nessuno, cari signori, nemmeno agli ignavi dell'astensionismo e dell'assenteismo messi in atto anni fa di fronte al dramma della vita nascente e oggi di fronte al dramma della vita morente, vigliacchi. Diciamo a tutti che vado a concludere. Nemmeno quell'uomo, con la U maiuscola, in punto di morte, e della morte certa, improvvisa tra poco, il centurione romano, l'aceto, non gliel'ha negato, gliel'ha dato, voi avete avuto il coraggio di togliermi anche quel goccio di aceto per dissetarlo. Per questo noi siamo nati. Il popolo della famiglia, cari amici, nasce, vive, lotta per questo. Per ogni povero Cristo in croce che ha fame e che ha sete. Per ogni bambino innocente che vuole nascere, crescere, vivere e morire con dignità. Dio benedica, salvi, protegga l'Italia. Viva il popolo della famiglia. Mezzo minuto soltanto. Siamo conosciuti 2 mesi fa, il 20 di ottobre a Terni, ok? I capelli ti stanno molto bene. Grazie. Non si volevo chiedere al fratello, perché siamo fratelli in Cristo, Gianfranco amato, una promessa. Io voglio, prima della fine di questa giornata, farti una domanda, una considerazione, perché forse hai commesso un peccato veniale. Sto a disposizione, ci mancherebbe.
Allora, adesso continuiamo. Fine della giornata. Bene, grazie. Adesso ci sarà una persona che comunque sicuramente tutti noi conosciamo, perché ci ha iniziato a mettere su una strada politica, una strada che comunque porta a fare quello che non fa la vecchia politica, formare delle persone. Con noi Fabio Toriero. Grazie Fabio. Pronti con gli slogan efficaci, mi raccomando, eh? Dovete fare slogan efficaci adesso. La politica è la più alta forma di carità. Paolo VI, Papa Paolo VI, Papa Francesco. Dobbiamo rioccupare gli spazi pubblici, Papa Ratzinger. Il patriottismo è come il quarto comandamento, onora il padre e la madre, Giovanni Paolo II. Tre immagini per descrivere questo scenario politico e la campagna elettorale che ormai è iniziata. Pinocchio, Disneyland e Agatha Christie. Il mondo fantastico e horror delle bugie. Sembra di vivere una grottesca moviola. Silvio Berlusconi, ancora a centrodestra che forse arriva primo. Dal 1994, quanti anni sono passati? È durato più di Mussolini. Silvio Berlusconi, Prodi, D'Alema, Bersani, stiamo dentro una moviola. Pinocchio. Berlusconi vi dirà, questo è uno schieramento cattolico, moderato e liberale. Gli diamo una notizia, o siamo liberali o siamo cattolici. Moderati? Ma che moderati? Noi siamo incazzati, altro che moderati! Berlusconi vi chiederà il voto in nome delle vecchie categorie che sono morti, il centrodestra contro il centrosinistra, e poi che farà? Il governo delle larghe intese insieme con Renzi! Vi prendono in giro, Pinocchio! Questo sono! Anche perché Renzi è il figlio legittimo di Berlusconi, in fondo è uguale, e diciamo Renzi è Berlusconi più Vannamarchi. Berlusconi annuncia i prodotti, Vannamarchi, Renzi, e dice pure la data di scadenza. Il centro-sinistra si presenterà diviso perché Renzi farà l'inciuso con Berlusconi. Fondamentalmente sono uniti su che cosa? Riparliamo anche di D'Alema, di Bersani, sono uniti su Agatha Christie. Quando sono fallimentari in termini di ricette legate all'economia, all'immigrazione, alla sicurezza che fanno, rispolverano l'antifascismo, rispolverano Agatha Christie, prendono a pretesto 4-5 deficienti che girano e fanno stupidaggini e ricreano questa grande infalcatura antifascista. Nasce l'indignazione democratica, tutti i media, i salotti televisivi, e poi l'antifascismo, partono le fake news. Parte il teorema delle fake news. Chi è il principale regista delle fake news per loro? Trump, che meno male il 24 dicembre ha il coraggio di dire che è una festa cristiana. La festa. Perché l'abbronzato parlava di festa, viva le feste. Quali sono le vere fake news? Il ministero della verità della Boldrini? Qual è la vera fake news? Che l'occupazione sta salendo? Che il PIL sale? Del falso bonus e del bene vogliamo parlare? Queste sono le vere fake news. E allora su un'altra cosa dove loro sono tutti d'accordo è la società radicale di massa. Mettiamo insieme tutti i provvedimenti approvati in via di approvazione, dall'eutanasia, divorzio breve, liberalizzazione delle droghe leggere, tutto quello che abbiamo sempre detto, la società radicale di massa. Quando il padre non è più colui che genera, la mamma non è più colei che partorisce, i figli si comprano e si vendono e il sesso si può decidere in base alla mente, abbiamo cambiato il paradigma della umanità, non della società. Questo dobbiamo averlo ben chiaro. E poi mi fa specie, l'ha detto Gianfranco prima, i radicali, l'Abbonino, che ha fatto più morti di Totò Riina, l'Abbonino,
della vedova, i radicali, no? Questi egemonizzano la cultura italiana, perché si parla appunto di società radicale di massa, perché il PD è la continuazione di massa dell'egemonia culturale del Partito Radicale. Non hanno nemmeno la forza e i numeri per raccogliere 350 firme, perché la Bonino si sta arrabbiando con Renzi, perché loro non riescono a raccogliere nemmeno le firme. Vi rendete conto del paradosso? Questa forza minoritaria che però incide e rovina le coscienze dei giovani, annichilisce la società naturale cristiana. Andiamo dall'altra parte, centrodestra, Pinocchio. Loro marceranno uniti per dividersi subito dopo. Vi chiederanno il voto contro la sinistra, categoria morta, destra e sinistra, faranno questa specie di accozzaglia con Fratelli d'Italia e appunto Forza Italia e Lega, e dopo Renzi farà il governo con Berlusconi, lo chiameranno governo di minoranza, governo di scopo, c'è Calendula pronto, aspettiamoci un simil Monti, aspettiamoci un governo Draghi o così. Lega e Fratelli d'Italia che fanno? Non possono dire ai loro elettori che abbiamo mobilitati contro Renzi e poi fanno il governo insieme, faranno un'astensione e racconteranno ai propri elettori che ricatteranno il governo con l'astensione. Ma vi rendete conto che dal 94, Pinocchio, il centrodestra si regge come un'armata Brancaleone? Vi rendete conto che mettono dentro nazionalisti, leghisti, separatisti, cattolici, laici, liberali, socialisti, statalisti, tutti insieme? Qual è il loro collante? Non c'è mai stato il loro collante, perché l'unico collante era l'antisinistra, ora faranno il governo insieme. Qual è il collante? Pensate bene, stanno riscoprendo la famiglia. Guarda caso, Di Maio ieri dice che appunto l'atto d'amore, la famiglia, tuteliamo la famiglia, la sorella dice prima l'Italia, prima la famiglia, è già pronto lo slogan Mario, prima l'Italia, prima la famiglia. Questi sono solamente dei buffoni, sono solamente dei pinocchi. Ricordatevi, questo è il concetto fondamentale, la governabilità coerente nasce dall'omogeneità culturale, se non c'è l'omogeneità culturale non c'è la governabilità coerente, che governi, che leggi possa fare un'armata Brancaleone dove dentro c'è tutto il partito di tutto, anche il partito che rende divinità agli animali, la Brambilla, ne vogliamo parlare a proposito di valori divisivi, certo, perché loro hanno tutto e contrario di tutto. Scoprono la famiglia, diffidate dalle imitazioni, meglio l'originale, l'originale è il popolo della famiglia. Questo significa che noi abbiamo sempre avuto ragione, a creare e costruire questo fronte antropologico, aperto ai credenti, mettiamoci anche i non credenti che credono nei valori non negoziabili. E allora... questa è una legislatura che si è aperta con la morte della famiglia, le unioni civili, e si è chiusa con la morte della persona, l'eutanasia. Grazie a chi? Ai traditori del Family Day, grazie ai traditori della verità, grazie allo scambio merci che Salvini e la Meloni fanno sui valori antropologici. Da un pezzo di autonomismo ti cedo un pezzo di biotestamento, questo è il loro giochetto, ritenere i valori antropologici secondari, marginali e come scambio merci. Dobbiamo impedire questa logica, mai più. Basta con Pinocchio, basta con Agatha Christie. Ricordatevi che quando muoiono destra e sinistra, l'unico bipolarismo che ha un senso è la lotta tra il falso e il vero, tra il bene e il male, tra la cultura della vita e la cultura della morte. E dico ai credenti in politica, è l'ora dei credenti in politica, questa è l'ora, io ho scritto anche un libro su questo, tutti quei credenti che stanno chiusi nelle loro cabine dorate, sappiate che quando la nave affonda, affonda anche la vostra cabina, non pensate che salvate la vostra cabina quando la nave affonda, perché le leggi, siamo in una repubblica parlamentare, fanno costume e incidono nella vita dei nostri figli e rovinano le famiglie. Dico ai credenti che amano i loro gusci, ricordate le parole di Don Giustani, vivere intensamente il reale,
non vivere il virtuale. Ricordo anche le parole di Alejandro Jodorowsky: gli uccelli, quando nascono e vivono in gabbia, pensano che volare sia una malattia. Bene, io dico ai credenti, non è una malattia volare. Dobbiamo volare e dovete volare solamente col popolo della famiglia. Lo detto già a Riolo e parlo alla conclusione. Il vero pericolo non è tanto la lobby LGBT, loro fanno il loro dovere orripilante, ma lo fanno. Il vero pericolo riguarda tutti noi, è il cristianesimo senza Cristo. Questo è quello che si sta realizzando. Io questa specie di massa buonista, di massa buonista, umanitaria, pacifista, che sta sostituendo il cristianesimo. Il cristianesimo l'ha inventato un risorto, non Marco Pannella e Emma Bonino. Salutiamo. Io concludo con una vicenda personale che mi ha riguardato. Voi sapete tutti quello che mi è successo. Mi hanno chiuso il giornale per motivi politici. Mezzo una strada, una redazione senza contratto. Ma sappiate che Fabio Torriero si piega ma non si spezza. Bravo! È iniziato un attimo, signori, è iniziato, però sappiate che dal 1 febbraio ripartirà un altro giornale più forte, più libero e più cattivo che mai. In questi momenti io devo dire, Teresa, si capisce chi è l'amico e chi è il fratello coltello e chi è veramente l'amico. Io devo ringraziare tantissimo Nicola, Gianfranco, Mario, mi sono stati vicini, Mario mi ha dato dei consigli veramente da fratello. Queste sono cose che non si dimenticano, perché questo dà valore alla vita, indipendentemente da tutto quello che facciamo. Io devo un grazie a loro, veramente. Io devo a Dio l'uomo che sono, la vita che vivo, devo a mia moglie Marta l'uomo che sono, il marito che sono, e devo a mio figlio Marco Valerio il padre che sono. Io ho sentito il vostro amore, vi ringrazio, tutto l'amore che tutto il popolo della famiglia e Tessio ha fatto. E allora io voglio ricambiare il vostro amore con altrettanto amore per quello che posso, anch'io scenderò in campo con voi. Noi siamo gli eredi del Partito Popolare, siamo i figli del Family Day e il 4 marzo dobbiamo essere i padri della Solidarnosc italiana! Andrea Dinzeo, ho capito bene, ricordo bene, ok. Salviamo l'Italia in PDF, salviamo l'Italia col PDF, né destra né sinistra, il nostro popolo è la famiglia! Bravo! Grazie, grazie, grazie. Fabio, che è una cosa molto bella. Ecco che cos'è Popolo Famiglia, siamo dei fratelli, grazie Fabio, avete capito che si spende, avete capito che partirà con noi, scenderà in campo con noi, starà a fianco a noi. E questo è il Popolo Famiglia, è questo che batte il cuore, è questo che c'è una sensazione d'amore verso un movimento che nasce perché vuole riprendersi questa nazione, che è stufa dai tagli di ogni essenza possibile che si stanno facendo, sicurezza e tutto quello che poi ne parleremo.
Grazie Fabio, grazie. Adesso io inizio a parlare da Raffaella Pinotti da Salerno. Grazie Raffaella. Grazie a tutti. Non possiamo entrare nella stanza, qualcuno ha detto hanno sbagliato sala. Qualche errore si fa purtroppo. Abbiamo sbagliato sala perché oggettivamente vedere tutte queste persone, il 30 dicembre, io a proposito ho chiesto a qualche amico di prendere Simone che vengono con Dio e ci mando. È una cosa che anche incredibile. Io vorrei che voi ci faceste sopra una riflessione. È il 30 dicembre, io lo dicevo al teatro, no, al teatro dell'Eliseo, che dissi ma qualcuno va pagato il biglietto come veniva la CGL e sindacati, e tutti quanti rispose no, noi qua abbiamo pagato il viaggio, abbiamo pagato la festa e stiamo qua perché ci crediamo. Ed è impressionante. Non lo prendo nemmeno, voglio solo fare qualche riflessione perché poi magari può essere utile quando si parla con le persone. Qualche giorno fa ci hanno martellato, io non voglio neanche parlare della posizione sullo Ius Soli, sì, Ius Soli no, per non entrare, perché non è proprio questo il momento per farlo, credo ci sarà una commissione di programma, quindi si affronteranno i temi, ma quello su cui volevo far riflettere è che al telegiornale nazionale è passata una notizia degli italiani senza cittadinanza con una manifestazione delle persone con uno striscione, erano otto persone con uno striscione al telegiornale nazionale. Noi qua siamo un popolo e ovviamente siamo silenziati. Una folla spontanea che si finisce il 30 dicembre se l'ascoltano. Questo perché noi ci crediamo, perché noi abbiamo un modello di valori in cui crediamo fermamente, siamo cristiani e io credo che secondo me, ma questo mi sembra quasi scontato, c'è qualche partito che si chiama tra loro compagni, qualche altro che si chiama tra loro amici, noi credo che da oggi possiamo dire ufficialmente che noi ci chiameremo fratelli. Perché non parlerò di quello che avevo pensato di parlare? Perché ovviamente, avendo non parlato me primo, qualche spunto me l'ha dato chi mi ha preceduto. Quando Nicola dice, attenzione, la vecchia politica si sta scannando per una poltrona, è una cosa giustissima, perché voi non immaginate quante riunioni contro riunioni telefonate, sono per avere i posti più forti, e a noi invece assolutamente non è questo il nostro senso, non è questo il nostro scopo. Il nostro scopo è portare in Parlamento non Mario, Giancarlo, Nicola, Raffaele, Nico, Pasquale, Filippo, ma portare questo, il simbolo, perché quando noi saremo, chiunque ci sarà in Parlamento, il prerequisito, anzi oggi è un nuovo prerequisito, ma secondo me c'è un modulo di accettazione, è essere disposti, qualora ci dovesse essere chiesto qualcosa che ha a che fare con il modello valoriale, con i principi non negoziabili, ad andare anche malati al Parlamento, perché altrimenti c'è Gianfranco che accarci tutti. Mentre il momento di sacca sacca di pagare centinaia di migliaia di euro per evitare che non avendo un modello di valore di riferimento loro possono solo bloccarlo in questo modo, noi secondo me il modo di accettazione della cancellatura è un modo di metterci ovviamente la disponibilità a subire in carcere a Gianfranco. Guardate, io scherzo, diciamo, è il mio stile, però io scherzo, è il mio stile, ma cerco di far passare messaggi che sono veramente importanti, perché la disponibilità a sostenere questi valori, a non scappare, anche perché poi l'astensionismo lo consentono quando già hanno fatto pure i conti, perché se fanno i conti e l'astensionismo potrebbe creare un problema, un progetto di legge che hanno deciso deve essere approvato, non puoi più neanche astenerti,
Quindi attenzione, l'astensionismo serve a noi per dire che abbiamo lasciato libertà di coscienza, che noi non lasciamo, ma serve anche solamente per cercare di drenare e di nascondere la vergogna in cui invece dovrebbero essere colpiti. E quindi per scaricare il cellulare ho preso altri spunti. Io di Filippo, lo spunto che mi dava Filippo e che ci tengo a dirlo, perché attenzione, loro sono pronti a scannarsi per un seggio, per una poltrona, ma attenzione, perché sono pronti anche a scannare noi. Questo lo dovete sapere. Chiunque si candida deve sapere, come ha detto, dove sta, come ha detto Fabio, che c'è il martirio perché vi scannano. Cercheranno in tutti i modi, vi comprano, si comprano i candidati, si fa di tutto. La vecchia politica è abituata a vendere l'anima al diavolo, quindi non ha nessuna regola a fare di tutto. Quindi bisogna essere loro, parleranno male di voi, andranno a ritirare fuori chissà qualche pseudoscritto nell'armadio, faranno di tutto, quindi spalle robuste, perché è un impegno che va fatto se ci crediamo, ma se siamo qui ci crediamo, però va fatto con dedizione. E mi riaggancio alle parole che diceva Filippo, attenzione, perché la politica si fa per strada, non esistono altri mezzi. Non esistono le mail, non esistono i messaggini. Se voi volete fare un'iniziativa e volete invitare le persone, le dovete telefonare, il messaggio non basta. E quelli che le dicono forse vengo, vediamo, vuol dire che non vengono. Quindi attenzione a scendere in strada, banchetti, raccolte di firme. E un'altra considerazione volevo fare, prendendo spunto da quello che diceva Gianfranco, quando ha letto quella lettera di Don Oreste che era stata mandata nel 94 a Berlusconi, e poi ha detto anche la stessa cosa Filippo, noi abbiamo due garanzie. Primo, che il reddito di maternità è un'ottima idea, questo mi sembra che è detto. Secondo, che il centrodestra se n'è fregato, così come il centrodestra si è fregato per milioni di firme di quoziente familiare. Cioè, noi abbiamo una dimostrazione documentale, fattuale, del fatto che al centro-destra i problemi che sono ancora noi non se ne è fregato. Quindi quando a me mi fanno i discorsi di voto utile, di voto non utile, guardate che tra centro-destra e centro-sinistra non c'è nessuna differenza, anche perché loro faranno insieme il governo e lo faranno anche senza, secondo me, la destra. Io solo su una cosa dissento, la convinzione che lo facciano Berlusconi e Renzi. Su questo dissento, perché potrebbe non fare Berlusconi e D'Alema, non sarebbe da lontano. Quindi attenzione, vicino a sta gregando sui mezzi di opinione, sulla stampa, ci metteranno in croce loro il voto utile. Il voto utile per me e l'impegno utile, questo credo che anima tutti quanti noi, è quello che ci consente la sera di andare a mettere la testa sul cuscino, sereni e tranquilli, prima con noi stessi, con la nostra famiglia e con la nostra coscienza. Per questo credo che noi siamo in campo, mi fa piacere che c'è in campo anche Fabio, e per questo dico a tutti quanti, buon 2018 e il 4 marzo con la nostra rappresentanza in Parlamento, e quindi con la possibilità di difendere i valori del popolo, della famiglia. Grazie. Grazie a te, grazie. Adesso io chiamo una persona che comunque è stata forse piccola, ma sicuramente grande, una donna che nel 2016 è stata la nostra prima eletta del Popolo Mio, Giovanna Armino. Grazie Giovanna. Io avrei tanto da dire, ma veramente tanto. Gli spunti di riflessione sono stati importanti. La prima cosa che mi viene da dire è però che io non so perché sono qua.
e credo che la maggior parte di voi, ho questo sospetto, si stiano trovando in questo momento qui, ma senza un'idea precisa, forse neanche di ciò che li aspetta. Però la certezza è che non potevamo essere in un posto diverso. Brava. La certezza è anche che il tempo è adesso. Non era prima, forse non sarà fra qualche anno, ma adesso lo è certamente. Per tutti noi, in qualsiasi regione noi ci troviamo a vivere, cosa nella quale io sono brava a confondervi, lo so. No, non lo faccio apposta anche questo. Però la grande esperienza che porto da Bolzano, città nella quale mi sono trovata senza sapere perché, non è uno scherzo, ma dove abbiamo creato un gruppo partendo da zero, e adesso da Noto, città nella quale mi trovo anche in questo caso in parte vedendo un disegno che probabilmente è sopra di me, ma sopra di noi, sopra tutti. Ecco, in questo ponte, in questo collegamento forse tra nord e sud c'è anche un messaggio per noi, no? Quello di dover essere un collante che va oltre i particolarismi regionali, locali, la valorizzazione delle specificità che ci sono in tutti i territori italiani bellissimi, deve essere fatta sempre in un'ottica di unità, coesione, concordia, collaborazione tra i gruppi, tra le persone, da Bolzano a Noto, dico io, dall'estremo nord all'estremo sud. Ecco, io porto questa esperienza. La fede è un elemento sicuramente che rende caratteristico questo movimento, non possiamo negarlo. Invito però, è un invito che rivolgo a me stessa prima di tutto, perché quando, non so perché, ma quando tengo degli incontri si alza sempre qualcuno che mi dice: io sono ateo, parla a me. Ora non so se è uno che mi perseguita, non lo so, deve essere uno stalker, quindi lui si alza e mi dice: ok, hai fatto un bel discorso, però io sono ateo, quindi ripuliscimelo da tutte le contaminazioni tra virgolette religiose. Ma mi viene facile perché mi sono allenata nelle fila del nemico per tanti anni. Su 42 anni ne ho passati 35 da atea, quindi capirete bene. Poi la formazione giuridica certamente aiuta. E mi viene in mente, a proposito di eutanasia, quello che qualche giorno, qualche sera fa, durante l'incontro, durante la presentazione del libro di Mario, ci fu una persona che appunto si alzò dicendo che lui non credeva, quindi dovevamo dare una spiegazione razionale al motivo per il quale ad una persona non può essere tolta l'acqua e il cibo. Pensate un po', pensate roba. Ma in realtà la motivazione c'è, sapete qual è il problema nostro fondamentalmente? Che siccome abbiamo studiato nelle nostre università, noi studiamo in modo meccanico, veniamo indottrinati già da piccoli, già all'asilo, arriviamo all'università che già non abbiamo un pensiero nostro, abbiamo già un pensiero contaminato. Ma gli strumenti ci sono, lo strumento è sempre la cultura. Perché non si può uccidere? Perché uno studente del primo anno di giurisprudenza, neanche troppo bravo, tra i primi capitoli che studia, studia la differenza tra bene disponibile e bene indisponibile. Indovinate un po' perché? Perché se la vita fosse un bene disponibile, diventerebbe contratto, mercato. Quella persona era soddisfatta della risposta, forse non ci voterà mai. Però ha avuto una risposta più tecnica, più razionale. Credo che questa sia la nostra sfida a livello comunicativo, quindi chiedo aiuto a Fabio Torriero sulla comunicazione,
perché secondo me forse la sfida più difficile, essendo noi infervorati, io mi devo sempre tirare delle grandi secchiate d'acqua per contenere la parte spirituale, quindi a volte dobbiamo invece pensare di parlare sempre a quell'ateo che ci sta ascoltando, a quel non credente, quello a cui non interessa il punto di vista cattolico. Perché come mi disse un amico noto poco dopo il mio arrivo, noi Giovanna dobbiamo parlare alla brava gente, c'è tanta brava gente che è dalla nostra parte, che è sui nostri temi, ma non lo sa neanche. E allora dobbiamo trovare il modo esatto, giusto per parlare a loro. Brava! Credo che, ripeto, questa sia la sfida. Per il resto, io ripeto, non so cosa ci aspetta, ma sicuramente io credo che tra di noi ci sia il coraggio, la dose giusta anche di follia, di fiducia, di amicizia che ci tiene uniti. Perché vi dico questo? Perché fino al 2015 io questi signori, con tutto il rispetto, non sapevo neanche dove abitassero di casa. Ho conosciuto Gianfranco Amato perché a Bolzano, appunto città casuale nella quale mi trasferì da Gallarate, un'amica mi disse: vai a sentire questo avvocato che parla di genere. E io dissi: cosa sarebbe il genere? E lei mi disse: vai a guardare su internet, guarda cosa c'è scritto. Ecco, quella sera io andai alla conferenza di Gianfranco insieme a mio marito, famoso per addormentarsi sulla sedia se l'argomento non lo interessa, col patto col patto che ci saremmo alzati se l'argomento non fosse stato di nostro interesse. Ecco, mio marito dopo 5 minuti si alzò quasi elettrizzato e mi disse: ma dice balle, o secondo te è possibile che ci sia una cosa che sta circolando nelle scuole così e noi con 4 figli non ce ne siamo accorti? Ecco, dopo quell'incontro 2015 io mi avvicinai al mondo pro-life piano piano, poi conobbi facebookianamente Mario Di Nolfi, non lo racconto, non devo raccontare, perché anche lì nella mia visione lontanissima dalla fede, quello che mi incuriosì della pagina di Mario che mi apparse così mentre giravo sul web, era proprio l'attacco feroce a cui veniva sottoposto, no? E lui stava parlando di stepchild adoption, io dissi: caspita, da avvocato non so cos'è, andiamo bene, cioè prima il gender, poi la stepchild adoption torna a scuola. Ecco, feci una ricerca veloce anche in quel caso e commentai il post di Mario, perché mi sembrava assurdo, io che ero non credente, che si bestemmiasse su una pagina per il solo fatto che una persona andasse in giro a dire che un bambino doveva avere una mamma e un padre. Mi sembrava una roba fuori dal mondo, nella mia visione più che altro, ma semplicemente giuridica, null'altro. Allora andando a guardare la legge sull'adozione, io so che molti di voi sono colleghi, mi domandavo: ma com'è possibile che nessuno venga in mente di dire che è una roba giuridica questa qua? Che questo uomo qua non sta dicendo niente di folle, ma è una cosa tecnica. E commentai tecnicamente. Poi lui mi chiese l'amicizia, io dissi a mio marito: guarda che mi ha chiesto l'amicizia un tizio, Mario Di Nolfi, e lui mi rispose: è uno del PD, lascia perdere l'amicizia. Naturalmente obbedisco, ho cliccato accetta l'amicizia e da lì è nata poi questa cosa. Quindi io credo che se uno racconta questa roba qua come l'ho raccontata io, poi siete autorizzati a non credermi di questa racconta, no? E invece è andata così. Poi, come sapete, l'esperienza di Bolzano, in sala ci sono Emiliano e Giovanni, i miei amici di Bolzano a cui ho consegnato
onore della famiglia in una città difficilissima, divisa etnicamente, cioè Bolzano è divisa per etnie. Allora la parola etnia io l'ho riscoperta a Bolzano perché pensavo che non esistesse, e invece esiste. Quindi una città nella quale il popolo e la famiglia può fare tanto, perché parla trasversalmente a tutti. Non è un movimento identitario, non è un movimento monotematico, non è un movimento per soli cattolici, è un movimento di brava gente, per la brava gente. Concludo soltanto portando qui una riflessione che mi permette di riagganciarmi per esempio al libro di Mario che ho letto velocemente in una nottata proprio per l'intensità e l'utilità che ha. Ecco, passando dalla città col più alto tenore di vita, Bolzano, a quella con uno dei più bassi tenori di vita noto, ho capito che quei 5 milioni di poveri assoluti che sono censiti dall'Istat, moltissimi si trovano ovviamente nel sud Italia, in un sud che io ho lasciato 15 anni fa, essendo io di Reggio Calabria, e che si è riappropriata di me. A un certo punto il sud a volte riprende i suoi figli, e invece di portarmi nella mia città mi ha portato ancora più a sud, così per dire quello è il tuo posto e stai lì. Ecco, in questa realtà di estrema povertà ci sono famiglie a cui manca il pane, ci chiamano per i pannolini, per il latte, per la pasta. Non riusciamo a sfamare queste persone perché il sistema è distorto, perché se apri una casa in cui mettere extracomunitari ti piovono milioni. Se lo fai per i tuoi concittadini, devi fare la colletta con i parenti, con gli amici, su Facebook, e questo non è giusto. Nessuno può dire che dietro questo discorso ci sia un discorso di tipo razzistico, perché io me li prendo, me li porto giù a far vedere le case dove i bambini mentre giocano si vedono i topi passare. Io mi scuso se vi dico delle cose forti, però credo che il popolo della famiglia in questo momento è l'unico movimento che può prendere a cuore il problema della povertà, oltre che il nostro luogo di battaglia naturale, che è quello sul piano antropologico. Ma dobbiamo sfamare i nostri concittadini ovunque si trovi. Credo di aver detto tanto, ho anche un po' di fame. Lascio la parola a chi seguirà dopo di me. Grazie. Grazie, Giovanna. Adesso è scritto a parlare, abbiamo l'amico da Milano, Bobak Falamaki. Dov'è? Si sposano, la famiglia si forma,
Viva Mestre, e nel 69, dopo lo sbarco dell'uomo sulla Luna, va, abbandona l'Italia e va in Iran. Io torno da solo nell'83 e torno dopo aver assistito a una rivoluzione, assistito a una guerra e aver trovato Cristo nella mia vita ed essere stato battezzato a 21 anni. Arrivo in Italia e non trovo il Cristo per cui mi ero diviso dalla famiglia, la spada famosa, no? Presente tanto nel paese, tantomeno lo trovo adesso, no? Però l'ho trovato nel cammino col PDF, il popolo della famiglia. E l'ho trovato nel contributo che ciascuno di noi sta dando a questo movimento per diventare un partito per l'Italia. Allora, ciascuno di noi ha amici, conoscenti, persone che ti fida di te, no? Che sono voti potenziali. Un accenno. Quando i partiti si aggregano in coalizioni, la somma dei loro consensi non dà mai il totale delle percentuali dei voti acquisiti, no? Però nel nostro caso, secondo me, è diverso. Diverso perché per l'ispirazione cristiana di questo insieme di persone di buona volontà e oggetto della buona volontà di Dio, che sono generosi operatori della vigna. Ciascuno di noi porta in dono talenti, capacità. Ad esempio il mio studio scienze politiche cattolica a Milano, oppure il nome di Zaro, quello che volete voi. Chesterton dice che 2 più 2 fa 4 e noi stiamo combattendo, no, per affermare questa cosa qua. E quindi io credo che le somme di quei voti di cui parlavo prima possa fare 4 perlomeno, no? Però questo 4 non è probabilmente pari al milione, no? Che fare? La differenza sostanziale è che noi sappiamo chi stiamo seguendo il Cristo, magari non con la fede di ciascuno, ma con la convinzione del bene che Cristo ha portato nella vita dell'Italia, dell'Europa, dove Cristo è arrivato, no? Tutto il mondo è arrivato. Questo Cristo, questo Maestro che noi stiamo seguendo, ha preso le sembianze di alcuni di noi, no? Ne cito tre: Mario, Gianfranco e Nicola. Ora, però anche seguendo il nostro Cristo, poi ci troviamo dove? In un deserto. Dove nel deserto cosa è successo? Che avevano fame, non c'era da mangiare, scarseggiava il cibo, ma noi scarseggiano i voti, no? E quindi siamo chiamati a mettere in comune, senza gelosie, i nostri piccoli contributi elettorali. E che succederà? Che la gente, le persone di cui ha parlato prima, quelli che cercano, come dice una preghiera del celebre parrocchiale di evangelizzazione, che cercano calore e vita, noi parliamo di vita, vedendoci così uniti, vedendoci amici, vedendoci fratelli, come è stato detto, crederanno e porteranno, come è successo in quel famoso deserto, il loro contributo, il voto proprio del singolo, della famiglia. E succederà una cosa strana, che io ho voluto chiamare moltiplicazione dei voti. E questa moltiplicazione dipende da noi, sicuramente porterà al milione, ma dall'impegno, dalla gioia, dalla forza, dalla convinzione che ci metteremo, ne avanzerà
quante sporte non lo so, ma sicuramente più di un milione. Sono felice e orgoglioso di essere qua e posso dire solo questo: viva il popolo e la famiglia, viva i sovversivi del buon senso. Adesso parlavamo di fratelli, parlavamo di persone che si spendono per il popolo della famiglia. Una persona che comunque si è messo in moto, insieme pure a Fabio e ad altre persone, per una formazione politica. E noi appena ci siamo costituiti, l'11 marzo 2016, stavamo già a fare formazione politica. Formazione politica, poco tempo fa abbiamo fatto seminari politici qui a Roma, sembra formare la nuova classe politica che porterà avanti il popolo e la famiglia. L'amico Giuseppe Brienze, grazie Giuseppe. Ho questo biglietto. Non è il biglietto dell'Ordine Italia, però visto che un presidente presbiteriano e anche poco praticante ha fatto mettere fine alla guerra a Natale, allora io comincio leggendo un messaggio che a tutti voi, ciascuno che è presente, ma anche tantissimi che non sono potuti venire qui, ci ha scritto uno dei tanti pastori della Chiesa Cattolica, che ce ne sono amici, che ci aiutano sia spiritualmente e anche materialmente. Ecco, vi leggo questo messaggio, poi vediamo chi lo indovina. È dedicato a tutti noi, cominciando dal Presidente, dal Coordinatore e dal Segretario Nazionale. Faccio fervidi auguri a Maria Tinolfi e a tutti i partecipanti alla seconda Assemblea Nazionale del Popolo della Famiglia, perché sono le minoranze agguerrite a mutare le sorti della storia. E noi lo siamo, perché sappiamo che l'uomo vivente, per la grazia di Cristo, è la gloria di Dio. E la visione di Dio è la vita dell'uomo, e che ogni uomo viene al mondo da un padre e da una madre. O capiamo o moriamo, con stima e amicizia, padre Giacobbe Elia. Allora, io, come sapete, sono molto impegnato insieme a tanti altri amici che vedo qui davanti a me nella formazione, e quindi se Fabio Corriere mi benedice, anche io vorrei introdurre una delle frasi efficaci dal punto di vista della comunicazione: gli altri spartiscono poltrone, noi facciamo formazione. Ecco, facciamo formazione, anche perché ci vogliamo distinguere. Vogliamo essere diversi. Anzi, vi devo sfatare anche un mito sui trans. Io credo che noi come movimento siamo un po' trans. Grazie. Allora, siamo un po' trans in che senso? Però fatemi finire. Trans politici. Quindi tra il cielo e il faceto, effettivamente qua vedo tante persone, non dico i nomi perché, che vengono dal centro, dalla destra, dall'estrema destra, dalla sinistra, dall'estrema sinistra. È cambiato il mondo, non è più epoca di piccoli capotaggi, che pure ci sono, amici, perché la ministra o ministro Lorenzin, come Maria Di Notti subito ci ha informato da Libero, no? E ha anche commentato, è passata al centro-sinistra. Ma ci rendiamo conto questo che vuol dire? Allora, è finita un'epoca, è finita l'epoca del piccolo cabotaggio, e la nostra ragione sociale sono i principi non negoziabili. Noi non dobbiamo però rinchiuderci in un angolo, perché i principi non negoziabili, se noi sappiamo bene suonare il nostro piffero, possiamo trasformarli anche in un coagulo. Sì, in un coagulo anche, magari non necessariamente con orde di cammellate che passano nelle nostre file, perché questo è chiedere troppo,
però si possono trovare, se Dio vorrà, in Parlamento delle minoranze trasversali, delle minoranze creative che possono anche bloccare, interdire delle leggi. Faccio solo un esempio e concludo. La legge Cirinnà prevede, come tutte le leggi, una relazione di accompagnamento, no? 28 pagine. E in queste pagine è previsto anche che entro 2 anni, quindi giugno 2018, deve essere operata una verifica dell'impatto della regolamentazione, anche al fine di fare interventi correttivi. Quindi ci dobbiamo formare anche su questi strumenti. Fino adesso abbiamo fatto una formazione generale ed è giusto che sia così, perché noi dobbiamo anche sapere da dove veniamo e chi siamo. Quindi Giuseppe Toniolo, Don Luigi Sturzo, abbiamo anche scoperto alcuni di noi figure importanti del cattolicesimo in politica, come Luigi Gerda, come Giuseppe Togni, e potremmo continuare. Però conoscendo questi strumenti noi ci infiliamo nelle pieghe di un sistema per mettere quel sassolino che è necessario e solo noi possiamo mettere. Io vi ringrazio innanzitutto della grande partecipazione, ecco, l'avranno già detto gli altri. Sinceramente abbiamo dimostrato ancora una volta di essere brava gente, gente che si impegna e che soprattutto ci mette la faccia. Grazie popolo della famiglia. Sicuramente conoscete, perché poi su Facebook ci dà molto, di militanza digitale. E ecco, diamo la parola all'amico Guido Mastrobuono. Grazie. Mazza se siete tanti, ragazzi. Allora, io sono qua in quanto sono uno dei coordinatori di militanza digitale, quindi io rappresento i nerd. Chi sono i nerd? Sono quegli sfigati che stanno sempre al computer. E quindi mi scuso per gli altri amici militanti digitali. Quindi, in quanto nerd, io vi devo dire una cosa. Abbiamo una battaglia davanti e voi e noi dobbiamo andare in piazza. Dobbiamo andare in piazza a parlare con le persone, perché solo vedendoci capiranno chi siamo. E io vi vedo e mi rendo conto che siamo gente talmente bella che ci facciamo vedere, la gente vorrà stare con noi. A quel punto però verrà a cercarci, e verrà a cercarci sul web. Quindi noi dobbiamo andare in piazza il più possibile, usare tutto il nostro tempo a disposizione per andare in piazza, e poi quando si torna a casa bisogna difendere quello che abbiamo fatto in piazza sul web. Per questo motivo è nata Militanza Digitale. Militanza Digitale è nata per dare a voi degli strumenti che vi preghiamo di usare in tutti i modi, che sono totalmente per voi, potete modificarli, usarli, cambiarli, non ci dovete niente, noi non crediamo nel copyright, noi crediamo fortemente che quel 3% o lo prendiamo tutti insieme o non lo prende nessuno. Quindi il nostro è un lavoro di coraggio. Quindi ci saranno due momenti che dovete fare online. Uno, farvi trovare, e vi daremo gli strumenti per farvi trovare. Due, combattere online bombardando la rete con quel simbolo lì. Noi vi daremo dei manifesti, vi daremo dei filmati, vi daremo delle cose. Marcatevi questo indirizzo, www.militanzadigitale.org. Org, cosa fate? Quindi vi troverete il materiale, copiatelo e incollatelo, apportiatelo, buttatelo sulla rete, disperatamente devono vedere quel simbolo, devono votare quel simbolo. Noi siamo qua per questo. Abbiamo preparato un video che faremo girare utilizzando WhatsApp, perché per tempo non è possibile farlo andare. E tanta roba, venite, prendetela, andiamo in piazza e vinciamo queste elezioni. Grazie. Bene, grazie. Una bella isola, la Sardegna, l'amico Agus. Viva il popolo della Sardegna! L'ho pregato, Per chi mi conosce su Atlantide, sapete che non mi preparo mai discorsi, anche oggi non lo farò. Perché ho capito che nel popolo della famiglia
il cuore e la testa sono sempre perennemente connessi, e se il cervello segue il cuore e il cuore recepisce le parole del cervello, stiamo andando alla grande. Ho ascoltato con moltissimo interesse tutti gli interventi che mi hanno preceduto e credo che quella parola sul Vangelo, sulla Bibbia, che dice troverà il Signore 10 giusti sulla terra quando verrà, io penso che ne abbia trovato ben 400. Mi ha molto colpito in particolar modo la relazione di Giovanna. Sarà che siamo uomini del sud, uomini e donne del sud, pardon. Arriverà l'ex presidente della Camera a tirarmi gli orecchi. Però chiaramente il popolo, la famiglia, principi non negoziabili, ma anche un grande cuore per la povertà materiale e morale delle nostre famiglie del sud. Io vengo dalla Sardegna, una regione italiana dove i sardi molto spesso si sentono non solo isolani ma anche isolati, e quindi ho scelto di venire qua a parlare per far sentire i miei amici sardi un popolo nel popolo, perché noi non ci dobbiamo dimenticare, scusate, che ci si salva tutti insieme, che un governo regionale sardo che destina 11 milioni di euro per i lavori socialmente utili ai migranti, con il 52,89% della disoccupazione tra inattivi e disoccupati in Sardegna, è un governo criminale. Che non esiste che in Sardegna, dove l'INPS stacca 500.000 assegni tra previdenza e assistenza, si possa pensare ad essere abbandonati con le varie spinte secessioniste. Soltanto il vincolo attraverso una Costituzione dove pone alla base la famiglia e lo Stato come un vincolo di solidarietà e di cura, e che si prende cura dei più deboli, solo in questo modo non solo i sardi, che sono la provincia della provincia, ma l'Italia, che è diventata provincia dell'Europa e del mondo, solo con la solidarietà intesa come cura possiamo salvarci. Rimettiamo in moto i principi della buona volontà nel lavoro, del merito, dell'aiuto economico per fare impresa, perché solo così restituiamo dignità alle famiglie tramite il lavoro, reddito di maternità e assistenza e forza per le famiglie che non ce la fanno, perché nessuno deve restare indietro, soprattutto anziani e bambini. E con questo vi saluto, vi leggo, se la commozione non mi fregherà, un messaggio bellissimo di un amico che corteggiavo nel senso politico, specifico, per candidarsi, e che forse sono un pelino, un giurista cattolico, non giurista per la vita, però siamo cugini, diciamo così, che ha scritto così. Voltaire diceva: solo fra gente per bene può esistere l'amicizia, già che la gente perversa solo tiene complici, la gente voluttuosa tiene compagni di vizio, la gente interessata tiene soci, la gente del potere tiene cortigiani,
solo la gente onorata tiene amici. Grazie per l'onore, che mi concedete di essere vostro amico. Grazie. Adesso concludiamo gli interventi con una persona veramente speciale. Io mi sento spesso, e l'umiltà, l'amore in quello che sta mettendo, in quello che sta facendo, in quello che si sta adoperando, mettendo e tenendo comunque un territorio caldo in piedi, e non è facile. L'amico è Massimiliano Amato. Brevissimo, come l'amico Giuseppe, ho il fogliettino, in realtà sono un po' più tecnologico, il telefonino, e la cosa più che vorrei fare oggi è leggervi un messaggio importante da un altro pastore coraggioso che ci segue e ci prega per noi. In prossimità del convegno del PDF che si terrà domani a Roma, desidero esprimervi tutta la mia vicinanza e solidarietà per il cammino che avete intrapreso. L'impresa è ardua, difficile, ma non impossibile, perché ciò che è possibile agli uomini, ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Ma c'è una condizione da osservare: la fedeltà a Cristo e al suo insegnamento che ci è comunicato dal Magistero della Chiesa, in particolare e in modo sintetico attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica e il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa. Non lasciatevi ingannare e incantare dal tintinnio dei 30 denari, perché il diavolo non vi lascerà tranquilli. Non possiamo non mettere in conto odio, persecuzioni e tradimenti, ma soltanto chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Bisogna essere pronti a qualsiasi forma di martirio, perché non c'è sequela a Cristo senza la croce. Oggi pregherò la Madonna per voi con il rosario, domani celebrerò la Santa Messa per la vostra missione. Vi accompagnerò sempre con la preghiera. Un caro saluto e un abbraccio a tutti, in particolare a Gianfranco, Mario e Nicola. E fa un po' scritto: nel caso vogliate comunicare in pubblico questo mio saluto, vi prego di farlo in maniera anonima. E questo non per timore personale, ma soltanto perché non intendo essere ingiustamente osannato. Sono solo un semplice prete, un sacerdote amico. Buon convegno a tutti quanti. Io naturalmente non obbedisco e dirò grazie Don Pasquale, il palo del cuore. Grazie mille a tutti. Grazie a Silvia. Bene. Allora, adesso per me è un'emozione, perché anch'io, come diceva Giovanna, dicevo Maria Rinolfi, PD. Maria Rinolfi, insomma, mi ci accosto, non mi ci accosto. E vi assicuro, amici, che ho iniziato questa battaglia, ho iniziato questa avventura insieme a una persona vera, speciale, semplice, battagliera, una persona veramente che io credo che non avevo ancora mai conosciuto, una persona speciale, una persona che sta dando l'anima, una persona che sta dando tutto, una persona che dobbiamo dire grazie tutti insieme, perché da qui e dal comitato di Tagliamo i nostri figli è uscito il popolo, la famiglia, alzandoci in piedi, Mario, Gianfranco e Nicola Di Matteo, come ho detto adesso, per la riparla finita e scendiamo in campo con il popolo, la famiglia. Grazie Mario Rinolfi, grazie per tutto che siamo fatti. Grazie davvero, mi emoziono.
funziona molto, ma io in realtà devo solo chiedere scusa oggi. La prima cosa devo chiedere scusa perché ho scelto sta sala troppo piccola. Dicevo con Gianfranco, dicevo con Nicola, ma insomma, ma 300 posti a sedere saranno sufficienti, perché quelli in piedi il 30 dicembre, molti mugugnavano su questa data, ho detto vabbè, speriamo di riempirla. Poi stamattina è entrato per primo Alberto dalla Sardegna, che so come è arrivato primo qua, a farci le domande, insomma, e ha fatto la foto alla sala, no, che era vuota, ha detto non la riempiremo mai. Quindi vi ringrazio per questa straordinaria partecipazione, davvero. Davvero. Mi arrivano una marea di messaggi che dicono è sorprendente, è incredibile quello che sta accadendo, che stanno seguendo le dirette Facebook, stanno guardandoci anche al di là del nostro confine. Fatemi fare un ringraziamento speciale anche a questo microfono qui, che è il microfono di Radio Radicale. Li ringraziamo perché sono qui a celebrare questa comunicazione. Le cose che abbiamo detto, pur sapendo che non siamo totalizzati, diciamo. Li ringraziamo per il loro lavoro. In più sono stato sommerso da mozioni, richieste di intervento. Io ve lo dico subito, sono tutte assunte, c'è una mozione della Puglia molto interessante e molto dettagliata che verrà inserita nella commissione programma, c'è un'altra missione, un'altra mozione del Circolo Calabresi, c'è Davide Gionco di Torino, non sono proprio formalmente, diciamo, tutte precise, però siccome ci sono Vittorio, Silvio Restelli, Gloria Gallarelli, Giovanni Mazzotta, Caforio, tantissimi che hanno presentato documentazione, vi dico che questa documentazione è preziosa, ha delle indicazioni programmatiche importanti ed è inserita nel lavoro che faranno la commissione lista e la commissione programma per darci poi strumenti per fare questa campagna elettorale. Quando arrivano gli ordini, ed è giusto perché io faccio ormai il servo dei servitori, ed è Filippo per esempio, mi ha scritto: una cosa importantissima, 2 mesi senza la minima polemica su internet con gli altri cattolici, facciamo emergere solo la nostra polemica. Anche perché io sono naturalmente polemico, insomma, quindi lo sapete, quindi fa bene Filippo a tenermi a parte. Per cui adesso magari mi sfogherò le ultime due cosette, cioè Filippo, provo a dire un paio di cose che non è che ho sul groppone, però insomma Gianfranco è stato proprio chiaro, Filippo anche ha detto con la sua immagine della moviola, ma lo trovate incredibile che noi oggi dobbiamo leggere sui giornali che la Lorenzin ha fatto rinascere la Margherita e Cesa porta nel centrodestra lo scudo crociato? Ma che siamo davvero a 25 anni fa? Il popolo, la famiglia guarda al futuro ed è inevitabile che il nostro futuro sia una mamma, un papà e loro figli, il loro figlio, salute, salute, patente, confidenza. Lo voglio dire a tutti voi perché le persone che sono qui sono al 90% i candidati nei nostri territori, no? Saremo candidati col nostro nome, col nostro cognome. Bene, sappiate che il nostro nome e il nostro cognome non conta nulla. Questa è una battaglia che si fa solo sul simbolo del popolo della famiglia. Nessuno da oggi è autorizzato a chiedere voti per il proprio nome. Si chiedono solo voti sul simbolo. La legge elettorale, non farò un intervento dei miei, diciamo, particolarmente appassionanti, vi farò un po' di lezioni di technicalities, come si dice. La legge elettorale prevede che vi venga consegnata una scheda per la Camera e una scheda per il Senato. I nomi, quelli che emergeranno dalla commissione lista che dopo andremo a varare,
sono prestampati, quindi nessuno deve votare un voto di preferenza, le persone non contano nulla. Noi avremo il nostro risultato se convinceremo 1 milione di italiani a mettere la croce sul simbolo del popolo della famiglia. Questo è il nostro lavoro. Da oggi e per i prossimi 65 giorni 63 squadre su altrettanti collegi plurinominali in cui è diviso il territorio nazionale dovranno lavorare per la raccolta di 375 firme almeno per ognuno dei collegi della Camera dei Deputati e altre 34 squadre faranno lo stesso lavoro per il Senato della Repubblica. Inoltre Gianfranco è subissato di email di persone che ci vogliono dare una mano anche dalla circoscrizione estero. Oggi vi leggeva gli amici dal Sudan, dagli Stati Uniti, dall'Asia, dall'Australia, da cui deriva anche un mio secondo passaporto, ed è davvero miracoloso, signore. È incredibile che noi abbiamo amici che ci seguono dalla Cina piuttosto che dal Sud America, dal Nord America, ed è un'impresa vera quella per un movimento come il nostro di riuscire a essere presenti anche nelle circoscrizioni estere. Quello che dobbiamo fare ora, amici cari, è la costruzione di un reticolato organizzativo. Deve essere chiaro a ciascuno che questo è il nostro lavoro. Il movimento politico, quando si presenta alle elezioni, deve unire alla capacità di elaborazione di idee la capacità di raccolta di consenso su quelle idee. Questo è il vostro lavoro. Noi dobbiamo fare questo. L'elaborazione di idee l'abbiamo compiuta, la compiremo ancora meglio con una commissione programma che delineerà le questioni programmatiche in maniera dettagliata, ma intanto noi le nostre idee le conosciamo. La relazione del segretario nazionale è stata puntuale da questo punto di vista. Noi siamo i figli della piazza del Family Day, noi che sono la rappresentanza politica della piazza del Family Day e oggi unita con centinaia e centinaia di rappresentanti dei territori in questa Assemblea nazionale. Non c'è altro luogo della politica italiana che può legittimamente rivendicare un rapporto con quella piazza, altrove ci sono i traditori di quella piazza. E dico agli amici che sono tentati dal voto, come ha detto bene Gianfranco, a Fratelli d'Italia piuttosto che alla Lega, questa legge elettorale, nel momento in cui doveste scegliere di votare la Lega o Fratelli d'Italia, comporta nel pacchetto dare di nuovo il seggio in Parlamento a Maurizio Lupi, a Renato Schifani, a tutti i traditori del popolo e Family Day che erano con noi in piazza e di solito. Buona fede Giorgia Meloni, si dà il seggio a Flavio Tosi, deve essere chiaro, non è uno, saranno decine e decine di traghettati da direttamente, in maniera incredibile dal mio punto di vista, dalla maggioranza che ha varato tutte le leggi più infami alla cosiddetta quarta gamba del centrodestra. Non sto neanche a definirla la quarta gamba del centrodestra, con la Lorenzin, con Pier Ferdinando Casini, quei collaborazionisti che abbiamo imparato a disprezzare. Noi con nettezza chiediamo un voto a una posizione autonoma, non per un vezzo, ma semplicemente perché senza una forza consegnata a questa posizione autonoma, noi in questa legislatura avremo vissuto solo il primo tempo di un film dell'orrore. Il primo tempo si è declinato, e lo sapete bene, con l'approvazione della legge sul divorzio breve anno 2015, con l'approvazione della legge sulle unioni gay anno 2016,
con l'approvazione della legge sul fine vita, cioè sulla morte, perché la traduzione dobbiamo essere bravi a farla, nel 2017. Questo è l'ultimo frutto, esito immediato di queste leggi sono l'impennata del 57% dei divorzi, in particolare sulle coppie più anziane, neanche lì hanno voluto tenere l'unità della famiglia, la fotografia dell'Istat scattata proprio l'altro ieri che ci dice che ormai si rinunciano a fare famiglie giovani e uno su tre si vuole mantenere single, creando come impatto inevitabile un abbattimento colossale del tasso di natalità, che significa semplicemente la fine del nostro paese, la fine della natalità, con 1 milione di italiani in meno in 3 anni è la fine del nostro paese. E allora mi convince davvero quando Fabio Toriero, con le sue sintesi sempre così indovinate, dice: prima l'Italia, prima la famiglia. Stiamo facendo tutti insieme un lavoro per evitare che il veleno rappresentato da queste variazioni dell'ordinamento giuridico, ricordatelo bene, le leggi, l'ha detto anche Nicola Di Matteo, fanno costume, se la legge entra, modifica radicalmente il costume dei comportamenti delle persone. Infatti, mentre prima non avevi l'idea che il 65enne si separasse dalla 62enne, col divorzio breve dagli dei badanti, perché è inevitabile che sia così. Se tu con la legge sui cognomi gay dai la reversibile all'unione tra due maschi, come io racconto spesso quando vado a presentare O capiamo o moriamo, è ovvio che poi ti ritrovi come maschio l'architetto ultra settantenne che si mette con l'amico batterista jazz cinquantenne senza neanche essere omosessuale. Perché? Perché lo dichiarano loro stessi, si passano la pensione di reversibilità, fanno semplicemente questo. Se continua questo andazzo, se si scopre questo meccanismo, io ho dovuto scrivere un editoriale sul quotidiano La Croce, fatemi salutare tutta la squadra del quotidiano La Croce. Io ho scritto su quel quotidiano un editoriale intitolato "Mollate le mogli, puntate ai suoceri". Perché è ovvio, no? C'è una borbottona vicino che ti rompe le scatole da decenni, quel bel anzianotto pronto al mogano, e quindi io passo là dritto e becco pure l'assegnino. Tanto la divorzio breve ormai è gratis. Attenzione, se facciamo questo, che è una battuta e suscita ilarità, ma è evidentemente un'irrazionalità di sistema, quando tu metti un elemento irrazionale in un sistema giuridico, quello è un virus, eh? Quello si espande. Avete presente l'utilizzo dello strumento della pensione di invalidità nel nostro paese, che su alcuni territori è diventato una sorta di ammortizzatore sociale? Qual è l'esito quando tu usi in maniera impropria quello strumento? Che il vero invalido non ce la fa più, che le famiglie che hanno a collo addosso la disabilità di 3,8 milioni di italiani non ce la fanno più. Perché è scritto l'elemento di irrazionalità nel sistema. Allora noi abbiamo chiaro, spuntata mia mamma davanti, l'avete fatta apposta. Voglio la mamma deriva da parte. Di mio papà, che ha letto Capiamo Moriamo, ha letto tante cose intorno a mio padre, vive di pensione di reversibilità. L'istituto della pensione di reversibilità è stata pensata per milioni di donne che si sono dedicate alla famiglia e ai figli per decenni e che a 72 anni, come mia madre, possono vivere solo un figlio. Degli ordinamenti giuridici del mondo, se andate negli Stati Uniti, Gianfranco sta per andare per altre cose molto importanti, e chiedi, sbatti e dici pensione di reversibilità, ma che è?
noi lo abbiamo perché il nostro popolo è composto, nonostante tutte le infamie contro la famiglia, ancora oggi da 29 milioni di cittadini regolarmente sposati, che allevano 15 milioni di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti, che si fanno carico di 3,8 milioni di disabili, che quando un anziano è malato e non ce la fa più, ce lo portiamo a casa affinché muoia come mio padre tra le nostre braccia. Nonna, approvato! Cultura umana ci fa essere così, non è derivante solo dalla radice religiosa, che evidentemente dal cristianesimo fa sì che se abbiamo accanto qualcuno più sfortunato di noi il nostro istinto immediato sia la solidarietà. Questo è anche figlio di una cultura giuridica millenaria di cui dobbiamo andare orgogliosi. Siete a Roma e da Roma abbiamo illuminato il mondo con il diritto, con il diritto, e il diritto, e il diritto nient'altro è che la difesa del più debole. Il diritto nasce per togliere alle grinfie della legge della giungla la gestione del rapporto tra persone, andando a tutelare il più debole. Senza diritto vince il più forte. Hanno costruito la debolezza strutturale della famiglia. Ora vogliono, attraverso gli strumenti giuridici, far sì che la famiglia venga definitivamente schiantata. La nostra presenza sulla scheda alle elezioni politiche è il no di un popolo. Questo è quello che stiamo facendo. Il no di un popolo a questo disegno. Perché credo vi sia chiaro che tutto questo, con quegli ordinamenti giuridici che sono stati fatti avanzare nella 17ª legislatura, è un disegno, non è un episodio casuale. Quando io dico 2015, 2016, 2017, è un progresso. Ricordatevi la legge sull'omofobia che mosse per primo Gianfranco Amato, prima persona ad andare a difendere con le unghie e con i denti la ragione e la libertà di tutti. Ricordatevelo sempre, Gianfranco Amato. La libertà di tutti costituzionalmente garantita quando si è battuto sulla legge sull'omofobia 4 anni fa. Oggi venivamo qui, ci dicevamo fra noi da quanti anni siamo per strada, vecchie gnocche ormai, battiamo la strada tutti questi anni. La Ponci mi ha guardato male, non si dice la lascia come in diretta su Radio Vaticano, lo capisco. Ogni tanto mesce con Gesù, Tutti questi anni però sapete cosa hanno avuto di bello, oltre alla fatica, perché la fatica c'è, il ringraziamento che diamo alle nostre mogli, che giusto l'ha fatto con chiarezza Gianfranco, fate fare anche un ringraziamento ai figli, perché non esserci a casa. Ma è stata la costruzione poi casa per casa. Io quando vedo adesso queste facce, la cosa più bella che ho è che io posso dirvi nome e cognome di tutti, perché con ognuno di voi ho stretto la mano, ho parlato, ho avuto un confronto fisico, vero, ed è la ragione per cui, specchiandoci gli uni negli occhi degli altri, sappiamo che noi siamo sinceri. Questa è la ragione profonda, noi ci siamo misurati già tra noi sul territorio e abbiamo visto la forza e la sincerità nel nostro lavoro. Stamattina alle 8:15 ho cominciato la giornata facendo un'intervista radiofonica per l'Assemblea Nazionale, una radio padovana, ecco, c'è Danilo, c'è Venita Botti. Alla volta prima, con quella radio padovana, ho fatto un... no? Vero Antonio, esagerato, la prima, no? Ho fatto
anzi Antonio mi ha rimproverato, Danilo mi ha supportato, ho urlato la qualunque contro questi conduttori, perché volevano convincermi che il biotestamento fosse qualcosa di buono per la società, e io ho cominciato a dare di matto veramente, urlando ogni improperio possibile. Però la notizia buona è che mi hanno richiamato. Oggi andatevi a sentire la registrazione, erano due agnellini che mangiavano dalle nostre mani. Qualche volta fare i cattivi ragazzi serve, ragazzi miei. Parliamo anche questo stile, perché noi siamo bravi, buoni, siamo privilegiati, siamo Alberto che si commuove, o tutti noi abbiamo sempre quel singulto quando parliamo del bravo ragazzo. Adesso servono i soldati da battaglia, e la battaglia è un'altra cosa, non deve farci perdere l'umanità. Io mi affido sempre a Nicola, parlo di dematteismo ormai, cioè la capacità di andare, lo dice sempre, con tre latte di benzina. Perché ora servirà davvero questo, ora servirà essere non innamorati nel guardarci allo specchio tra noi, questo è l'ultimo appuntamento che facciamo tra noi, qui ci vediamo, diciamo come siamo bravi, ci applaudiamo fra di noi, noi adesso dobbiamo andare in mezzo ai lupi, e in mezzo ai lupi dovete sapere che se noi puntiamo al 3%, 97 non vi vogliono bene, dobbiamo forse convincere 3. Ma per convincere te devi parlarne a 100 e 97 ti diranno le cose peggiori del mondo, e devi essere pronto a fronteggiarlo tutto questo. Ci vogliono spalle larghe per fronteggiare questa roba, io mi sono un po' allenato in questi anni, diciamo. Però vedete, io oggi voglio darvi questa notizia. C'è una signora che non ha niente da perdere, che poteva benissimo continuare a essere molto famosa, molto tradotta all'estero, molto stimata come medico, che oggi mi ha telefonato stamattina. Per un po' di giorni l'ho dovuta corteggiare, cioè mia moglie dice, ma con chi parli? Oggi posso darvi l'ufficialità, Silvana De Manica. Io adoro, in cui Silvana ha in mano un'accetta. Silvana è una donna che, nonostante il pubblico ministero del suo processo abbia chiesto l'archiviazione, credo sia l'unico caso nella storia giuridica d'Italia in cui il GUP è voluto mandarla al processo comune. E allora per noi è un onore stare con chi si batte, e noi saremo soldati, fratelli e sorelle di chi è in battaglia a fianco a noi. Buona Buona. Ci sono gli scudi davanti, gli scudi sopra, non si vedono le facce delle persone, si va avanti dritti, si va avanti dritti a difendere i più deboli, perché non dobbiamo mai dimenticarci. Noi stiamo facendo tutto questo per il bambino che deve avere diritto ad avere sua mamma e non può essere trattato come una transazione finanziaria derivante da un desiderio degli adulti. È umanamente inconcepibile. Se dovesse essere sconfitto il nostro punto di vista, la prossima legislatura repubblicana, state certi, sanerà le posizioni di politici che hanno già provveduto contra legem a comprarsi quelli che chiamano i loro figli, cioè strappandoli al diritto di questi bambini di avere una madre. Ora, se noi nel nostro punto di vista dovesse essere sconfitto, vedremo con ogni probabilità la legge che oggi chiamiamo di biotestamento, di fine vita, diventare una legge sull'eutanasia attiva. Ma sapete come lo faranno?
usando i nostri argomenti, ci diranno: vedete com'è disumano uccidere per fame e per sete? È già pronto il meccanismo psicologico. Vi diranno: non si può fare questa azione disumana. Sopprimiamo Roberto Barbital. O vince il popolo della famiglia e diventa l'elemento di architrave, di diga e, diciamolo chiaramente, di impedimento tecnico all'approvazione di queste leggi. Perché ricordatevi, tra le altre colpe, oltre a quelle già elencate dal nostro segretario nazionale, vi posso dire che centinaia di parlamentari di opposizione, adottando semplicemente metodi ostruzionistici, avrebbero potuto impedire l'approvazione di quella legge. E allora, caro Giornale, noi possiamo direttamente impegnarci fin d'ora che i 20 parlamentari che dovessimo fare sono il 3% del popolo della famiglia. Qualora fossero in condizione di dover discutere su leggi di principio, non solo saranno tutti presenti, non solo saranno schierati con la vita e con la famiglia, ma faranno ostruzionismo contro ogni legge che Dio di principio e sacrale. Perché se c'è un'altra cosa che dobbiamo imparare dai radicali, è la loro capacità di essere in piedi davanti a un microfono per 15 ore, per 16 ore, per 18 ore, vincolando un'aula parlamentare alle loro posizioni. E quella è testimonianza. Alleniamoci, amici, perché la battaglia sarà durissima. Dopo il cosiddetto, come lo chiamo, unione gay, arriverà inevitabilmente l'istanza del matrimonio egualitario. Guardate che a voi sembra un dettaglio, ma aver sconfitto, perché è stata la vostra mobilitazione a sconfiggerli, l'idea di fare subito il riferimento all'articolo 29 della Costituzione, l'idea di fare subito il famoso articolo 5 con la stepchild adoption, vuol dire che la vostra lotta non è stata vana, è una lotta che ha prodotto vittoria, ed è una vittoria dovuta a voi, che il paese sta bene a voi. E 20 giorni fa una Corte Costituzionale ha messo nero su bianco che l'utero in affitto è inaccettabile perché degrada la persona a partire dalla donna. Quella sentenza l'avete scritta voi con la vostra battaglia in piazza in questi anni. Nell'articolo 5 sulla stepchild adoption qualcuno ha imparato persino a leggerselo. Questo è dovuto a voi, al fatto che gliel'avete spiegato anche ad alcuni parlamentari sedicenti pro-life che negavano, Nicola è il testimone, seduti ai tavoli in cui si convocavano le riunioni, che quell'articolo implicasse l'approvazione de facto dell'utero in affitto. Lo avete fatto voi davvero. È una medaglia che già è al vostro petto, come vedo quello che porta il nostro simbolo a mo' di medaglia olimpica. È già una vittoria di una battaglia che è complessa, ma che non è una battaglia isolata. Io questo voglio dirvi concludendo questo intervento e questa giornata. A me piace moltissimo il lavoro che fa Gianfranco, perché ha questa visione internazionale, e il suo articolo di Natale sulla presidenza Trump e sul messaggio di Natale di Trump, Gianfranco, è veramente un pezzo che va sottolineato. Vedete, il mondo vuole convincervi che questa battaglia sia già persa. Vi vogliono, noi abbiamo però il retrovero dello sconfittismo cattolico, che in realtà è il meccanismo in cui i cattolici accettano per non doversi impegnare, l'idea che le robe siano già state approvate. Non è così, è in corso la battaglia ed è in corso ora. Questi 65 giorni saranno decisivi per vedere l'Italia dove si andrà a schierare. Si andrà a schierare con la Germania, con la Francia, con l'Inghilterra e con la Spagna? Ricordiamo sempre, Spagna e Francia, il matrimonio omosessuale passa con governi di centro-sinistra, ma Gran Bretagna e Germania passa con il voto determinante della centro-destra, perché quello che viviamo in Italia è quello che si vive nel mondo. Poi succede una cosa alle elezioni americane, che nell'ultimo dibattito televisivo Donald Trump si mette a parlare di vita, si parla di partial court abortion,
di aborto al nono mese di gravidanza, col bambino con la testa schiacciata al nono mese di gravidanza, e mette in mora Hillary Clinton su questo punto. E allora qualche migliaio di cattolici si spostano all'astensione verso il voto in alcuni stati determinanti, e Donald Trump miracolosamente vince elezioni che tutti devono per essere considerati noi guardiamo da questo palco, considerando 2017, Donald Trump non pietà del nostro dibattito pubblico. Io ero in America nell'estate del 2015, testimone Silvia che è là fuori, e arrivava la prima notizia di Trump che si candidava alle primarie del Partito Repubblicano Americano. Era dato dai sondaggi della CNN all'1% dei voti all'interno del Partito Repubblicano Americano. Due anni dopo è il Presidente degli Stati Uniti d'America, lo capite? E il Signore, se vuole, sa fare miracoli attraverso le lampadine fulminate, attraverso tutti noi, attraverso tutti noi. E a me mi piace davvero, quando sento dire Trump non è un modello di cristiano, certo che no, ma certo che no, non è neanche il mio modello politico, se devo essere chiarissimo, non mi ritrovo nel trumpismo, ma io guardo ai fenomeni nella loro complessità ed è oggettivo che noi abbiamo in quella vittoria politica l'espressione di un miracolo, e volerlo degradare andando a contare i matrimoni di Trump è semplicemente stupido dal punto di vista di un cristiano, perché Dio ha voluto che primo degli apostoli, alla fine, fosse un assassino di cristiani, non ce lo dimentichiamo mai. E questa è una cosa che noi possiamo determinare in tutti. Io dico sempre che il Signore ci fulmini e ci incenerisca se ciò che stiamo facendo non serve al Paese. L'impressione è che ci incoraggi ogni volta. Io ho visto Giovanni Fiori, c'è Giovanni, stava da qualche parte, eccolo laggiù. L'ho visto andare per le strade di Ostia. I territori dove avete visto delle teste vengono spaccate e non a chiacchiere, andare a raccogliere un consenso che fa del popolo famiglia l'unico movimento credibile che cresce, a parte Casa Pound, in quel territorio. Scende il centrodestra, scende il centrosinistra, scende il Movimento 5 Stelle, l'astensione è clamorosamente maggioritaria, ma il popolo famiglia, nonostante l'abbattimento del numero dei voti, cresce sia come percentuale che come consensi assoluti. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo credibili. Siamo credibili nella nostra battaglia fatta a mani nude. Io vi chiedo di dare un impegno forte a questa battaglia. Iscrivetevi al Popolo della Famiglia uscendo da qua, se avrete il tesseramento 2018, perché il tesseramento serve a dare un minimo di risorse a una campagna che immaginate avrà costi sterminati e che cercheremo di affrontare come sempre col meccanismo del guardare alla provvidenza. Sostenete le nostre ragioni negli incontri in cui andate, ricordatevi sempre che non c'è solo la dimensione degli Stati Uniti, il racconto del Cile non vi mette i brividi, anche lì lo 0,5 che diventa il 6, che chioda, che arriva l'8 e blocca i progetti contro la vita e contro la famiglia. Ma potremmo andare a guardare, io l'altro giorno ero in Friuli, ecco l'amico mio, Friuli Venezia Giulia, 11 iniziative abbiamo fatto in 3 giorni, vero? Piano. Accanto ci sono i fratelli sloveni a cui hanno approvato la legge sul matrimonio omosessuale, sapete che hanno fatto? Si sono organizzati con i loro pastori, con i vescovi della conferenza episcopale slovena, hanno convocato un referendum e l'hanno vinto, hanno cancellato la legge sul matrimonio omosessuale. Siamo in qualche chilometro in Croazia, e in Croazia hanno messo in Costituzione che il matrimonio è tra uomo e donna. E chi conosce la dimensione polacca, come non siete rimasti tutti ammirati davanti a 1,5 milioni di polacchi schierati al confine a pregare il Santo Rosario, e hanno voluto proprio dire che questi erano fascisti, quelli sono tempi diversi, patrioti polacchi, e noi sappiamo bene quanto i patrioti polacchi abbiano pagato con loro sangue l'invasione totalitaria dei nazisti come dei comunisti, e la risposta alla fine è stata che un santo è nato da quella terra e ancora oggi.
quando era a Padova al caffè Petrocchi si è alzato in piedi per i testimoni, Padarini, un ateo che ha detto loro così: io sono ateo completamente, non credo a niente, ma il vostro programma politico è l'unico programma razionale che può servire a far ripartire questo paese. Io da ateo voterò Popolo della Famiglia. Perché quello che volevo dirvi con questo intervento è: basta specchiarci, adesso è strada, adesso è incontro con tante persone che non andranno a messa, ci andranno qualche volta sì e no, hanno una fede labile, perché il mondo non è fatto da noi, noi siamo simili e quindi ci parliamo con un linguaggio che è noto, per adesso invece dobbiamo tradurre il nostro linguaggio, farlo diventare percepibile a tutti coloro che incontreremo, e se non staremo per strada noi non otterremo i risultati. Il nostro vero limite oggi è che 9 italiani su 10 non conoscono il Popolo della Famiglia. Questa è una nostra responsabilità, mia per prima. Il mio lavoro da questo momento in poi e il lavoro di ognuno di voi sarà far sì che la ragione politica di un movimento autonomo, il simbolo di quel movimento e la motivazione per cui si vota per quel simbolo diventino patrimonio di tutti gli italiani. Poi scelgano, poi gli italiani scelgano, ma noi ora abbiamo il dovere di costruire questo meccanismo. Lo faranno in primis evidentemente le 63 squadre di candidati territoriali Camera, le 34 squadre di candidati territoriali Senato, così come le squadre che lavoreranno sull'estero. Lo farà secondo me con un lavoro fondamentale il gruppo di preghiera del Popolo della Famiglia. C'è Sabino Sabini che è nascosto da qualche parte, che è nato tutti questi strumenti, preghiera e azione insieme renderanno praticabile il campo della nostra battaglia. Sceglieremo i candidati migliori, lo faremo partendo dalle vostre indicazioni territoriali, avremo una commissione che lavorerà a questo, sono già arrivato, il Friuli ha portato le sue liste chiuse, fatte, perfette, sono i più bravi che hanno fatto per primi, anche il Veneto è molto vicino a questo traguardo, e ascoltando le persone qui presenti faremo e costruiremo le candidature ovunque. È importante però che portiamo insieme a noi questa carica che dalla giornata di oggi emerge, una carica che abbiamo definito nella prima parola, stamattina mi sono svegliato molto presto, molto buio, come d'abitudine per la verità, e la prima cosa che mi è venuta a scrivere è stata proprio benvenuti fratelli, l'avete trovata sul mio profilo. Quando è arrivato Gianfranco, non ci eravamo parlati, ha iniziato dicendo esattamente questo. Da fratelli e sorelle ora serve una coesione assoluta, solo coesi, solo uniti, solo con grande determinazione e voglia raggiungeremo i risultati che ci siamo prefissi. Non sono lontani, questo posso dirvelo, con ogni certezza, e tra qualche giorno pare che arriverà anche un sondaggio che lo evidenzia, questo livello di consenso che abbiamo, emerge il fatto che un pezzo di strada è stato già compiuto, c'è da completare questo percorso, ma già oggi noi possiamo dire, e lo voglio dire esplicitamente in questo momento, che è nato un movimento politico destinato a vivere evidentemente anche dopo il 4 marzo 2018 o qualsiasi cosa. Valuterei come un flop se avessimo lo stesso risultato di Giuliano Ferrara o di altri amici, Marchi Allan, ma in ogni comune dove ci siamo presentati nessun comune ha fatto quel tipo di risultato, quindi in tutta evidenza noi siamo già dentro una forchetta che racconta che attorno a noi, attorno a voi
centinaia di dirigenti del popolo e della famiglia, c'è l'attesa speranzosa di centinaia di migliaia di persone. Ed è una responsabilità per noi. Centinaia di migliaia di persone già ora attendono quello che farà il popolo e la famiglia. Dobbiamo dilatare questo confine, dobbiamo arrivare a 1 milione di persone. Ma pensate cosa significa avere un movimento che già oggi ha 300.000, 400.000, 500.000 persone in attesa. Sapete chi sono? Li avete visti a San Giovanni, li avete visti al Circo Massimo. Noi siamo la continuità con quella storia, con un unico dettaglio preciso. Noi non tradiremo mai. Noi non abbiamo. Non è necessario essere cattolici o credere o essere cristiani per stare nel popolo della famiglia, ma sappiamo bene che le persone che hanno dato più fatica a questo percorso, che siete voi più riuniti, alla fine sono persone che hanno uno sguardo rivolto verso il cielo. Mi è piaciuto molto Giuseppe, lui è Pienza, quando ha letto il messaggio di padre Giacobbe. Non dimentichiamoci mai che noi abbiamo consacrato al cuore immacolato di Maria il movimento del popolo della famiglia. Noi siamo sostenuti anche da molti sacerdoti che pagano di persona. C'è Don Antonino che dice già fuori Don Antonino. Polacchi pregavano, faceva dire un rosario nella sua chiesa, a immagine e diciamo così somiglianza di quello che stava accadendo in Polonia. Ovviamente attaccato da laici, laicisti, giornali, politici, ma l'uomo di chiesa fa così, ha questa convinzione. Non si viene a chiesa, non si spesta, ma non si viene. Incrociati così tanti, penso Don Damiano Cavallaro, Don Salvatore Pigliello, Don Francesco Lulamonaco, Padre Maurizio Portagliapre, Gentano, anche Don Puscetto, di tantissimi che stanno pagando. Abbiamo persino i vescovi che ogni tanto vanno a abbracciare Gianfranco, uno addirittura presenterà il Capiamo Moriamo da 2 settimane con me. È cambiato qualcosa, diciamoci la verità. E un sacerdote, non cito chi da tutti questi, ha detto: alla fine il popolo, la famiglia è anche un'occasione di salvezza per la Chiesa. Wow. Dobbiamo cercare di essere consapevoli. Tutto questo è una responsabilità, perché veniamo dritti nei principi che altrove vedo storti. L'altro giorno ho trovato sacerdote che diceva sono gay, quanto è bello essere gay, il vescovo che diceva in America per fortuna, che va bene così. Io continuo a essere convinto che ci siano delle cose che hanno un loro valore e che creare confusione, creare questa irrazionalità, creare questa idea di popolo sradicato serve solo a qualche potente della massoneria internazionale per dominare. Allora la fine è una battaglia di difesa della libertà. Alla fine la battaglia del popolo, la famiglia, è una battaglia di difesa della libertà. Della libertà di tutti, delle donne e degli uomini, dei bambini e degli ultimi, di quei bambini down sterminati in Islanda e in Danimarca con la selezione eugenetica di stampo nazista, perché è sconfortevole agli occhi vedere quella diversità. Noi siamo quelli che si sono alzati in piedi per dire mai più genocidi, anche di quello stampo lì, perché è inaccettabile che sulla sindrome da trisomia 21, sulla sindrome da trisomia 18, sulla spina bifida si costruisca un vero e proprio genocidio alla nascita delle persone. E questo prova, non il popolo della politica. Noi è fatto paura.
in Basilicata, perché un amico che ho conosciuto a una presentazione di Occhiabiamo Moriamo, che fatica a parlare, vive su una sedia a rotelle, ma è uno psicologo finissimo, una persona lucidissima dal punto di vista. E allora noi non facciamo chiacchiere, lo candidiamo capolista al Senato del Collegio.